Radio Cigliano presenta Dopo cena con. Quattro chiacchiere e tanta musica sulla radio di quartiere estesa a tutto il mondo. Buonasera, quando la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna. Questa sembra un luogo comune di quelli che magari possono piacere o no, ma significa semplicemente che se giovedì io non ho la connessione per poter trasmettere, sapete che succede? Che la facciamo di venerdì la puntata. Benvenuti in diretta su Radio Cigliano, siete a Dopo Cena Con, la trasmissione che vi mette in comunicazione con il mondo del doppiaggio. E oggi il mondo del doppiaggio lo conosciamo attraverso una poesia. È la prima cosa che facciamo oggi, la prima cosa che vi immette verso di noi. Oggi abbiamo una poesia di Paolo Neruda del 1950 che si intitola La Speranza. Saluto Speranza, tu che vieni da lontano, inonda col tuo canto i tristi cuori. Tu che dai nuove ali ai sogni vecchi, tu che riempi l'anima di bianche illusioni. Ti saluto, Speranza. Forgerai i sogni in quelle deserte, disilluse vite in cui fuggi la possibilità di un futuro sorridente ed in quelle che sanguinano le recenti ferite. Al tuo soffio divino fuggiranno i dolori, quale timido stormo sprovvisto di nido. Ed un'aurora radiante coi suoi bei colori annuncerà alle anime che l'amore è venuto. Signore e signori, benvenuti in diretta su Radio Cigliano. Abbiamo Davide Lepore e Gianluca Crisafi. Ciao. Bene. Ciao. Evviva, come state ragazzi belli? Tutto bene, tutto bene. Sono contento. Aspettate che metto una basetta un po' migliore. Allora, in diretta via Skype, ovviamente, perché non si può minimamente entrare in contatto. Ogni contatto è bannato dalla nostra vita, chissà per quanto tempo. E adesso abbiamo finalmente trovato una maniera per stare insieme in questa maniera. Gianluca, come stai? Bene, benissimo Ale, grazie. Un saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando, seguendo sui vari social. Evviva. E ti ringrazio per la foto che hai scelto per l'anteprima. Adesso la gente penserà che io sono altro perché c'hai 12 anni. Ma che è una foto, è una foto di qualche... Guarda, non l'ho scelta io, è il nostro grafico della radio, che è Lillo Carpino, che tra l'altro conoscete perché mille volte si è fatto vivo attraverso i social e ha deciso di utilizzare una foto un pochino così, diciamo che un po' vecchia, un po' vecchiotta, però insomma, bellissima. Però ma te come sei con i social, Gianluca? Io non mi scordo sempre di... te l'ho sempre chiesto tante volte, tu a un certo punto eri proprio contro i social fino a un certo punto, vero? No, continuo ad esserlo, nel senso che io ho una pagina Facebook soltanto per la mia band, cioè i Timeless, che saluto, approfitto, tu li conosci molto bene, anche come Davide, no, ovviamente. Come no. Però se non fosse per loro io non frequenterei Facebook. Quindi ti hanno un po' immesso nel mondo social, sono stati loro a scatenarti. Sì, io non volevo neanche installare WhatsApp sul telefonino, pensa. No, vabbè, però insomma, però... ho capito essere contro la tecnologia, ma manco Davide Lepore, che pure lui non è che sia un uomo super tecnologico, WhatsApp ce l'ha. Almeno quello. Ragazzi, no, belli. Anche perché io Facebook poi adesso mi diverto, ma ce l'ho da 4 anni, voglio dire, non è che ce l'ho, diciamo che all'inizio è stato messo più che altro per questioni di lavoro, perché mi hanno detto che sarebbe servito molto la lavoro. Cifra Però poi alla fine adesso soprattutto mi sto divertendo a pubblicare piatti di cose che cucino in questi giorni, queste cose qua. Quindi insomma ti sei divertito, sei un facebookaro dell'ultima ora, insomma, praticamente. Sì, sì, diciamo di sì, facebookaro dell'ultima ora. Mentre invece il povero Gianluca, veramente, se fosse per lui crollerebbero tutti i social, però siete sì, su Facebook. Io non sono... contro la tecnologia, sono contro i social, che è diverso. Però aspetta, allora... Io sono estremamente tecnologico, però i social... È vero, non è vero. A te la tecnologia applicata, per esempio, alla musica è una figata. Sì, non saremmo riusciti a fare quello che abbiamo fatto e di cui parleremo più avanti con i ragazzi, con i Timeless. Non saremmo riusciti, io e Davide, a distanza, a realizzare un video a cui teniamo particolarmente, che abbiamo pubblicato una settimana fa. Cioè, sono utilissimi.
La tecnologia è fondamentale, il social secondo me lo è un po' meno, però vabbè. Dai. Troppe chiacchiere, vero Gianlu? Troppe chiacchiere. No, più che altro che hai visto che ci sono i mondiali, sono tutti CT, mo c'è sta pandemia, sono tutti virologhi, sono virologi o virologhi, come cazzo si dice, non lo so, e ci sono le elezioni, sono tutti politici, è un attimo. Non c'è niente, non c'è niente, veramente, però è anche vero, ricordiamoci che in questo momento sta cosa del social ci ha dato una bella mano a tutti quanti. Perché assolutamente. A voi vi è capitato? Assolutamente, l'altro sì. Giorno mi sono fatto per la prima volta, perché io poi queste cose sono social, ma non così tanto. Per la prima volta? Io da mo' che mi sono fatto. Io. Solo l'altro giorno, la pandemia ti ha creato questo scompenso. No, e tra l'altro me la sono pure ritrovata dentro casa, quindi non so come mai. No, volevo dire... no, la tecnologia ovviamente. Okay. La tecnologia, perché mi sono fatto un aperitivo su Zoom con gli amici. Ok, vi capita di fare questa, in questo momento di pandemia forzata, di stare a casa forzato, di ritrovarvi a fare cose che, non che noi umani non avremmo mai immaginato? Cioè io faccio la media di 3 video chat al giorno. No, vabbè, è incredibile. Tanto per cominciare. È incredibile. Sì, quello, devo dire, quello è bello, anche con Gianluca è successo negli ultimi giorni. Abbiamo un carissimo amico che è tornato da poco dagli States, è dovuto tornare di corsa, per fortuna, con il quale ogni tanto appunto ci telefoniamo, ci facciamo le video chat a 3, a 4. E devo dire che quello comunque è divertente, è bello, è una maniera per stare un po' più vicini. Cioè, calcola che io credo che da quando conosco Gianluca, a parte l'estate quando io parto, non sia mai successo di non vederlo da 22 giorni di persona. Ma credo non credo sia mai successo. Pensa solo anche di più. Però non è solo più di 22? Sì, ma non è solo questo, cioè non è che non vedi, sai, dice non vedo solo Gianluca, potrebbe essere un campanello d'allarme, no Davide? Vediamo proprio nessuno da 22 da nessuno. Poi pazzesca. Devo dire che c'è chi è fortunato, tipo Gianluca, tipo vabbè, te cose, io per esempio ho la mia compagna che non vedo da 25 hai giorni. Hai capito? Questo è gravissimo. infatti gli ho detto quando finalmente potremo uscire, noi staremo tutti in casa. Non diciamo cose di cui potremmo pentirci. Saremo chiusi in casa un'altra settimana. Guarda, io la mia non la vedo da 8 minuti. Da capito? Hai capito? Quando è iniziata la diretta, sta in camera. Sì, anche un po' seccata. Diceva, proprio stasera dovevi fare sta diretta, porca miseria. No, ma poi tu non stasera hai idea. Che potevamo stare insieme. No, ma voi considerate, e Davide lo sa bene, che io vivo in due ambienti, perché è un bilocale con bagno. Quindi mettendomi in questo punto, gli ho bloccato la televisione, il computer, no, vabbè. Non puoi neanche usare cose auto. Tu sei passibile di gogna mediatica stasera, oltre che quella proprio... No, veramente, stasera sono a favore dei telespettatori e contro la mia fidanzata. C'hai ragione. E questo ci piace molto. L'unica persona che riesco a vedere in questi giorni, per fortuna, questo ringrazio Dio, adesso da domenica di nuovo starà come una settimana, è il mio gnomo, che chiaramente con la mia ex compagna, con cui abbiamo un rapporto bellissimo, ce lo stiamo un po' dividendo. Quella, tra l'altro, Davide, è una delle condizioni per le quali si può uscire di casa, giusto? Per andare a prendere un figlio da una compagna, da un compagno. Poi noi abbiamo avuto qualche problemino, devo dire, perché siamo più uno è civile e più poi gli fanno problemi. Spesso perché io e la mia compagna non ci siamo mai sposati, non abbiamo separazione, non abbiamo divorzio, non abbiamo sentenze di avvocati, per cui non abbiamo fogli che dimostrino che io ho un figlio, sono separato e quindi, no, perché siamo persone civili, ringraziando Dio, siamo sempre andati molto d'accordo e ancora oggi, per cui nel caso mi dovessero fermare dovrò spiegare questa cosa, ma non ho un documento o qualcosa da fargli vedere e questo che sono non separato. Non è molto bello, non è molto, potrebbe non essere bello, insomma non sei solo te. Uno, ovviamente. Più è civile, però. Capito? Sì, più è civile. Allora datemi solo un secondo per ricordare ai nostri amici che questo video lo state vedendo in questo momento in contemporanea, lo stesso identico video sulla pagina Facebook e sulla pagina YouTube, sul canale YouTube Radio Cigliano. Sul canale iscrivetevi, sulla pagina mettete un like
like e condividete questo video, perché corrisponde a dire: vabbè, state facendo un buon lavoro, continuate. Sapete che questa è una radio che non si fa, non ha pubblicità, campa soltanto attraverso il vostro consenso, che è importante. 328-7948-796 il WhatsApp per essere super social con noi, per mandarci i vostri controselfie, come ha fatto per esempio la vignettista della radio, Paola D'Andrea. Questo è il vignettone. Beh, il capello l'ha azzeccato, eh? Il capello l'ha azzeccato, sì, devo dire di sì. L'ha azzeccato proprio. Però devo dire, una somiglianza c'è. Assolutamente. Sì, sì, sì. Mi ha fatto un bel naso. Vero? Grazie. È bella, brava. Due amici che ti porti dietro da quanti anni, Davide? Allora, quello sopra da 15, Chris da 15, e Milaus, stiamo parlando del 92 o 93. Cioè, rischiano di essere 30 anni fra poco? Fra poco sono 30 anni. Mamma mia, che meraviglia. Invece per Gianluca ti vede più con questi amici. Tu li riconosci? Perché io... c'è questo qua un po' cinesino, che probabilmente è quello... Sì, no, credo che sia Han. Sì, sì. Han di Two Broke Girls, è doppiato anche... precedentemente in Scrubs, penso sia lui, sì, dovrebbe essere lui. E poi ci sta uno di colore che sembra qua sotto, uno di colore che però non lo riconosco. C'è da dire, Ale, che per stereotipo io dico, se io doppio sempre neri, grassi, gay, che questa è la mia. Poi se trovi un nero grasso e gay è perfetto, è la distribuzione quella che è proprio al 100% praticamente. Però se vogliamo essere forse un po' più lungimiranti, potrebbe essere il Detective Bell di Elementary. Ok, mentre invece Vincenzo, fatemi rimpicciolire il tutto perché è enorme, fatemi rimpicciolire il tutto per due, quindi datemi proprio un attimo di tempo, lo sapete, qua è tutto in divenire, in trasmissione. Ecco qua, ha creato questa unione di locandine per Davide. Abbiamo Jumanji, Alice in Wonderland, aspetta perché la vedo piccolissima io. Allora partendo da sinistra, sopra, sì. Sopra la tua foto abbiamo Jumanji, poi abbiamo, sì, Alice in Wonderland, Bianca e Bernie, Spider-Man andando sotto, i Digimon che hanno caratterizzato la tua vita nel bene e nel male. Poi andando oltre i Digimon abbiamo Gotham e poi i Puffi, cioè insomma una bella, esatto, compagnia. Andiamo a vedere cosa, sì, a vedere cosa ha trovato per Gianluca. Ha trovato, sempre partendo da in alto a sinistra, Ant-Man Wasp, Ferdinand, poi abbiamo True Blood, bella quella, ho fatto anch'io, poi Prendimi, possibile? Sì, sì, Prendimi, sì, sì, sì. Poi Acts of Violence, poi Elementary, i Puffi e poi Ben 10. Sì, beh, grazie. Okay, il nostro amico Vincenzo è bravo con le locandine, ci sa fare bene, sì, bravo, ci piace veramente. Grazie. Allora, strano comunque questo discorso di Skype, perché 10 anni fa si sarebbe potuto fare questo, ma neanche gli aperitivi, neanche la scuola, school. Ma neanche la videochiamata. Neanche, cioè, quando... Sì, ma forse 10 anni fa no, veramente, non c'era. Cioè, vi ricordate, credo, quei telefoni della SIP o della Telecom che avevano il video? Quei primissimi telefoni che potevi fare la videochiamata, che erano i telefoni di casa, normali, che avevano il video. Forse avremmo potuto vederci in quella maniera. In quel modo lì. Però attraverso la tecnologia invece riusciamo a fare la trasmissione e questo ci piace molto. Abbiamo anche un'app che si chiama Radio Cigliano, la potete scaricare per iOS e Android sul vostro telefonino. Vi ricordo che è l'unica maniera in cui portare sempre la radio in tasca a voi. Ce ne sono anche altre, ma questa è veramente la più semplice. Allora, voi avete già un po' di dimestichezza della trasmissione. Davide, quant'è che sei? Tu sono tipo 3 anni fa che sei venuto in trasmissione. Io credo di essere venuto, sì, 3 anni fa. Tre anni abbondanti, volta. Forse, probabilmente sì, perché era ancora la prima stagione della trasmissione. Sì, credo di sì. Siamo arrivati, ricordo, alla quarta, che... quindi la trasmissione la troverai un po' tutta scombussolata e diversa da come l'hai vista. Ma guarda, io sto qua con te, con Gianluca, per cui va bene così. Va bene così. Mentre invece così. Gianluca un po' l'ha vista, perché è venuto un po' dopo di te praticamente. Sì, io sono venuto un paio d'anni fa insieme a Perla. A Perla, e sì. E poi sei tornato nella trasmissione musicale della radio, che è quella che va in onda il sabato, infatti va in onda domani alle 15 con Alessandro Bianconi e Tiziana Guida, sì, la trasmissione di musica.
musica. Ma sì, proprio parlando di musica, e in un momento in cui la musica ci fa anche tanta compagnia, perché tutti stiamo riscoprendo tante cose, no? In questo sì. E riscoprire la musica fa sempre bene, è sempre interessante. Io vi devo chiedere, chi di voi due vuole iniziare a parlarci e ad ascoltare le vostre canzoni? Chi comincia, Davide o Gianluca? Guarda, facciamo così: lui ha iniziato la poesia, io inizio con la musica. Perfetto, tanto avrete altre cose per iniziare prima o dopo, sì, quindi possiamo alternarci dai. Bene. Allora, ricordati Gianluca, hai 5 possibilità, quale numero metto senza spoilerare? La numero 3. Ok, vabbè, parti, tu parti a col botto proprio. Sì, ma c'è un motivo. Sentiamolo. Allora, parto con il botto innanzitutto perché è una delle 5 canzoni che mi lega di più a Davide, nel senso che è una canzone che avrebbe scelto anche lui, è una canzone che lui mi ha consigliato di fare in un'altra versione in acustico e con i Timeless non l'abbiamo mai più mollata praticamente, ci chiudiamo quasi tutti i concerti acustici, ma soprattutto è una canzone che riguarda il periodo che stiamo vivendo, perché il testo parla proprio di guardarsi dentro, guardarsi e dentro, analizzarsi, non dire altro. Sì, sì, lo so, guardarsi dentro, di analizzarsi, che questa è una cosa che dovremmo fare un po' tutti noi, soprattutto in questo periodo, ma è soprattutto una canzone che io voglio dedicare a mio nipote Dennis, che ci sta guardando, che oggi, purtroppo oggi chiuso in casa, compie 18 anni. Porca miseria. Oggi compie 18 anni. Gli abbiamo promesso, e lo faremo, che appena grande, da qui, brindiamo tutti. Io alzo il calice, ce l'hai qualcosa? Bella così. Sembrava un po' d'osteria. Aspetta, io ho la birra, tu c'hai? La San Benedetto, lui, e io c'ho... La San Benedetto, io. E io c'ho Leggeria. E quindi sono l'unico alcolizzato, praticamente. Sì. Io c'ho una Ceres e quella di acqua, bene. E quindi niente, volevo dedicarla a lui perché oggi, per una tradizione italiana, diciamo che diventa uomo. Sì, quindi, ripetimi quindi, come si chiama, perché me lo sono perso. Si chiama Dennis Crisafi. E allora, compie 18 anni. Dennis Crisafi, mamma mia. Dennis Crisafi, questa è tutta per te, perché quando è il momento di guardarsi allo specchio, chi l'ha detto meglio di tutti nella musica mondiale è stato Michael Jackson, Man in the Mirror, su Radio Cigliano. Che pezzone, che pezzone. Quindi questa la fate come chiusura dei vostri concerti, quasi sempre come chiusura dei vostri concerti. Nei concerti acustici, a volte anche quelli elettrici, io preferisco chiudere così perché mi piace molto. E poi nella versione che facciamo in acustico, ricordamelo tu Davide, come si chiama lui? James Morrison si lega molto molto meglio alla versione, mia voce. Versione meravigliosa, e devo dire che già lui la canta da Dio, è una canzone, io anche quando ho letto che era nelle sue 5 l'avrei messa tra le mie, quindi quando poi ho letto che era tra le sue ho detto vabbè, l'ha messa lui, ok. Senti, e posso dire una cosa? Trovo una canzone sia a livello di testo che musicalmente strepitosa, fa parte di un album di Michael Jackson clamoroso, strepitoso, la più bella dell'altra. Sì. Credo che abbia il numero di maggiori estratti di singoli estratti da un LP. È stato primo in classifica. Non è Thriller, questo è Bad. Ma è stato tipo quinto in classifica per tantissimi anni. Ha estratto tutto quello che poteva estrarre da questo disco, veramente. Io devo dire una cosa: io Gianluca lo conosco bene, e quante volte sei venuta, hai cantato, eccetera, eccetera. Diremo dopo perché l'ho sentito cantare in una cosa che non avevo ancora sentito proprio ieri, e mentre cantava dicevo me coglioni, basta, dico solo questo, perché era proprio un me coglioni, mi è partito dal cuore, però aspetta, perché io non so se tutti conoscono il francese, per cui se vuoi tradurre Puoi dirlo anche in russo se vuoi, guarda, anche in russo se vuoi, abbiamo degli accoliti qua. Io voglio salutare tutti gli amici che sono tantissimi, che ci stanno seguendo, ad esempio Flavia, James da Milano, da Torino, scusate, c'è anche un timeless Gianluca che sta seguendo, che non so se lo conoscete praticamente, c'è anche Antonio, Giulia,
con la J. Stefano Mondini, ciao Stefano. Giulia ciao, De Caris, Stef. Ciao Giulia. C'è anche Germana Dominici, che onore veramente averti qui con noi. E Carlo Lorenzo De Angelis. Germana addirittura, sì. Grandissima maestra. Mamma mia, veramente. C'è anche Silvia Pepitoni. Ciao Silvietta, uno dei miei mentori. Mamma mia. Fabio Di Matteo, il DJ della radio. Dove sto? Là, mi perdo le telecamere. È incredibile. E poi ci sta Stefano, ciao Stefano, c'è Teresa, Alessandro, Giuseppe, Alessio, Rafael, Ricky, solo per dirne alcuni. Buonasera a tutti, grandissimi questa esperienza, quanta esperienza, due maestri, due voci, dice riguardo a voi ovviamente Sasha sulla chat. Volevo trovare qualche messaggio subito. Gianluca, che ricordi hai di A Tutto Reality? E Davide, qual è stata, qual è la direzione alla quale sei più legato? Vai Gianluca. Ma io sono brevissimo, A Tutto Reality ho il ricordo che morivo a ogni puntata. Era tremendo. Il mio personaggio partecipava a questo reality show e moriva ad ogni puntata, ma poi c'era sempre. È vero, bellissimo. È vero. Davide, invece tu che, qual è la direzione che hai più nel sangue, che ti porti più dietro? Ma guarda, forse è una delle primissime che ho fatto e a cui sono legatissimo perché era una serie strepitosa che si chiamava Kebab for Breakfast. Era una serie tedesca, era la storia di due famiglie, una turca e una tedesca che si univano e devo dire è stata un'esperienza bellissima. Poi ogni lavoro ha la sua, diciamo che ecco, delle ultimissime lavorazioni forse Criminal è una serie che sta andando su Netflix, è una di quelle bellissima, che mi ha dato tra l'altro, bella bella soddisfazione bella, di leggere, assolutamente. Bravo. Allora, il salto, Davide, dall'attore sì. al direttore, noi spesso lo facciamo, è una cosa che fa parte un po' del nostro patrimonio genetico, no? Succede. Ma come ti sei trovato te? Sicuramente l'attore dà delle altre, è un altro feeling con la sala. Sì. Allora, io devo essere sincero, io amo molto di più essere direttore o regista che essere doppiatore o attore, ma per non lo so, è una cosa, io adoro stare al di là del vetro e quando vedo i miei colleghi, anche quelli un pochino più anziani ormai con cui sono cresciuto, che si affidano e si fidano di me, è una cosa bellissima. È proprio bello. È una cosa bella. Sì, io mi ricorderò sempre una volta finito un turno Dario Penne, e stiamo parlando insomma di Dario Penne, che esatto, me lo faccio di Gianluca. Ci si accappona la pelle. Esatto, di Dario Penne, che mi disse è bello lavorare con te perché tu dirigi alla vecchia maniera. E io gli dissi Dario, così. Ma io questo ho imparato di doppiare, per me il doppiaggio è questo, è quello che io ho imparato con Renato Izzo, Maldesi. Aspettami un attimo, aspettami un attimo qua. Davide, che disannuncio. Make the Change, Man in the Mirror, Michael Jackson. Siamo a dopo cena con, in una slot diversa dal solito, non è il giovedì ma è il venerdì, oggi è il 3 aprile 2020, se non è il 3 aprile 2020 non state vaneggiando, non siete pazzi, siete su una replica e allora probabilmente siete su facile, no? Dice sai, oggi è il 12 giugno del 2040, è pazzo Cigliano, no, non è pazzo Cigliano, l'ha fatta un giorno e poi state guardando e la potete vedere sulla pagina Facebook, ovviamente in SD come si dice, bassa qualità, oppure in HD, quella che ci piace tanto, la potete vedere sul canale YouTube Radio Cigliano. Stavi terminando Davide la domanda che nasceva dal nostro amico Paolo Rondinelli, che aveva chiesto qual è la direzione a cui sei più legato e tu ci stavi dicendo che la più grande soddisfazione è quando un grande del doppiaggio, sì, come Dario Penne. Devo dire che vedere veramente, io ho avuto la fortuna di dirigere gente come Dario Penne, come Rita Savagnone, come Michele Calamera, Michele Gammino, cioè gente che ha fatto la storia di questo lavoro, e vedere l'umiltà con cui queste persone sono allegio. E io questa è una cosa che vorrei dire ai tanti ragazzi bravi che si affacciano oggi al nostro mestiere e che cominciano a lavorare. Imparate l'umiltà da queste persone, perché comunque tutti andiamo diretti, tutti, dal primo all'ultimo, sempre abbiamo bisogno di qualcuno dietro. E io ti dico, io non amo molto autodistribuirmi su un qualcosa. E le poche volte che è successo anzi ultimissimamente in un film, perché mi hanno dato la direzione di questo film e l'attore protagonista era un attore che avevo doppiato spesso e volentieri io,
e ho fatto comunque un provino insieme a altre due persone che l'avevano già doppiato. Netflix ha deciso che lo dovessi fare io. Quando ho dovuto fare i miei turni, io ho chiamato Gianluca a, a dirigermi. È una cosa, una pratica che è abbastanza comune. Fai il turno, tu la direzione di tutti i ruoli, ovviamente. Poi quando c'è, non fidandoti, ma non è che uno non si fida, è che no, non dietro, è quello, non hai la percezione. Dietro c'è bisogno dell'orecchio, vero Gianluca? Pure tu fai il direttore. L'orecchio che sta dietro è un orecchio che è diverso da quello che abbiamo in sala di doppiaggio, è un'altra cosa completamente. Guarda, assolutamente sì, io mi rimane sempre impresso, io ormai faccio direzioni non da moltissimo tempo, sono neanche 3 anni, 2 anni e mezzo, e sto vivendo tutto quello appunto che dice Davide, e sono due mestieri che non hanno quasi niente a che fare l'uno con l'altro. Sì. E mi rimane sempre impresso una cosa che mi disse Nisimo Onorato quando gli capitò di fare una delle prime direzioni, e mi disse: io ho scoperto che conoscevo del mio mestiere forse il 60%. È vero, perché è vero. Mi serviva una completezza diversa che ho trovato soltanto passando in regia. Bravo. E a leggio c'è l'emozione, la voglia di recitare, il divertimento, se vogliamo chiamarlo così, perché io e penso anche voi vi divertite da morire, ci divertiamo da morire. Dall'altra parte c'è un'emozione diversa, perché innanzitutto forse un po' offuscata e mascherata dalla responsabilità totale del dirigere un prodotto, firmarlo, assolutamente voci, sì, guidare, quindi c'è un filo di emozione in meno, ma vi posso garantire, per chi non conosce questo mestiere, che quando sei dall'altra parte e ti rendi conto che la voce che hai scelto per un attore è particolarmente azzeccata, e soprattutto quella cosa che avevi in testa la senti lì, e i doppiatori sono talmente straordinari che io molto spesso dico agli attori: vabbè, io ci ho messo le parole, la musica ci ha messa te, cioè vabbè. Nel senso che però sei il direttore d'orchestra, no? Questo è fondamentalmente, sì, cioè noi dobbiamo sì. suonare, noi per quanto ognuno di noi suona diverso dall'altro, ed è questa la cosa bella, però c'è un unicum che ci avvolge, no? Ma è quella la bellezza, come diceva Gianluca adesso, della responsabilità, cioè quando tu sei di là e dici buona, quella cosa va in onda. Certo. Sì. Cioè nel momento che tu hai detto va bene, hai chiesto al fonico se per lui va bene, all'assistente se va bene, e dici buona, quella cosa va in onda. È responsabilità, cioè, è una grossa responsabilità. È grossa da poi morire. Ecco, ripeto, tu hai detto bene, noi siamo direttori di orchestra, quando senti, purtroppo ultimamente abbiamo cominciato a lavorare sempre di più in colonne separate, per cui man mano che vai avanti nell'operazione ti rendi conto sempre di più, perché cominci a sentirli man mano che registri tutti quanti insieme che recitano. Quando senti questa cosa, io l'ho sempre detto, fare il direttore non dico che sia facile, assolutamente, però la prima cosa del direttore è la distribuzione. Nel momento che tu hai azzeccato la distribuzione delle voci, hai fatto già il 50% del lavoro. Guarda, ci sono due cose che fanno un doppiaggio, secondo me: il dialogo e la distribuzione. Se queste due cose funzionano, sul dialogo caliamo un po'. Però è vero, perché la parte, è parte integrante del nostro lavoro. E quando il dialogo zoppica, là sono problemi veri, perché puoi averci più bravi, dei nervosismi e delle cose. Adesso quando il dialogo funziona, gli attori sono tranquilli e sereni e lavorano solo su alcune cose e non si devono preoccupare di altro. E il direttore pensa soltanto a far suonare questa orchestra, tutto quanto insieme. Capito? È figura fondamentale, perché sia chiaro questo, c'è il direttore, c'è l'attore, ma figura fondamentale è l'assistente, figura fondamentalissima è il fonico, perché come certe no. cose suonano grazie al fonico, questo sia chiaro, che è una figura non fondamentale, di più la presenza di un fonico bravo. Eh sì, perché sono loro che incidono, loro che ti fanno il livello, loro che prendono l'emozione, quella che nel doppiaggio distingue il doppiaggio dal sottotitolaggio. Tu puoi avere la stessa emozione praticamente di una parola letta da un'emozione, detta la dai in un'altra maniera, ed è il fonico che prende la tua emozione e la trasferisce, e che ha un orecchio particolare. Certo, poi, perché certo. spesso e volentieri loro sentono cose che noi non sentiamo, e a volte ci sono discussioni, ma qua è scivolato, no, ma come, ma dove, fammela risentire, e poi c'hanno ragione loro, cioè c'hanno un orecchio incredibile, sono fondamentali, una figura fondamentale. Dunque, ripeto, insieme a quella dell'assistente. Io adesso lancio fatemi accendere qua l'apparecchio, altrimenti i nostri amici, io chiamerò uno di voi attraverso WhatsApp, avrà la possibilità di parlare. Pensate che roba. Pensavo dicessi a noi. No, a uno di voi.
Skype. A uno, li guardo negli occhi, ai nostri spettatori. A uno dei nostri amici spettatori sarà chiamato tramite WhatsApp e avrà la possibilità di parlare con Davide e con Gianluca. Allora, faccio una domanda facile, ma veramente la conoscete? Questa domanda tirerà più in là anche la possibilità di rispondere a un'altra domanda che vedo qua sulla chat di Facebook e che sto tenendo in stand by. Allora, dal 1999 al 2000 il signor Davide Lepore ha doppiato un cartone animato giapponese. Credo che adesso mi uccidono se dico, ho detto cartone animato, credo che adesso parte una querela adesso nei miei parte confronti. Parte la sommossa. Un anime giapponese, perdonate. Infatti l'unica cosa che stavano per dire è degli mortacci. Quello sicuro, guarda. Allora, questo anime si chiamava Digimon. Come si chiamava il Digimon doppiato da Davide Lepore? 328. Lo so, anch'io. Perché lo sai, perché ce l'hai scritto sulla scaletta. No, ti ricordo, quindi eri tu il direttore. Ero io. 328-7948-796, solo su WhatsApp potete dire, attenzione, che qualcuno ha detto Digimon. No, non era quella la domanda, siate più precisi. Digimon è la serie, qualcuno mi deve dire qual è il, non il cartone animato, ma il nome del personaggio che faceva Davide. Ok, attenzione che qualcuno l'ha scritto male. No, dovete scriverlo bene. Intanto sai che famo? Intanto che arriva e qualcuno l'ho beccato che c'è riuscito. Intanto che arriva la risposta, sapete che cosa facciamo? Lanciamo il primo brano di Davide. Quale numero vuoi? Devo prendere la lista. Vai con la lista. Eccomi. Vai con la lista. Dall'1 al 5 quale vuoi? Dall'1 al 5, ma partiamo con la 1, dai, va subito. Ah, che bello! Racconta perché hai portato oggi questo brano qui a Dopo Cena Con. Perché allora, a parte è un cantante che io adoro alla follia e con il quale non riesco a stare fermo, nessuna canzone sua io riesco a non muovermi, ed era una canzone che io canto spesso dal vivo. E l'ho cantata anche spesso con i Timeless e l'ho cantata ospite anche da tanti altri amici quando vado a sentire cose, perché è una canzone che adoro, è una canzone che mi piace da morire, la trovo bellissima e mi ricorda un ricordo particolare, perché io vado all'Isola d'Elba da sempre, all'Isola d'Elba c'è un posto che si chiama Giannino e dove si fa musica dal vivo, e io questa canzone la cantavo sempre con il gruppo dei Metrica, che molti non conoscono, ed era il gruppo di un mio carissimo amico che purtroppo tra pochi giorni sarà l'anniversario. Aspetta, non c'è un attimo che la annunciamo per gli amici della radio che la sentiranno pulita. Sì. Bob Marley, No Woman, No Cry. La devo abbassare perché altrimenti qua il signor Facebook però guardate quanto è antico con l'accendino, adesso si fa col cellulare, non lo posso fare sul cellulare perché c'hai la diretta. Adesso avevo messo la lista perché devi passare, devi commutare fra lista. Senti, quindi stavi raccontando con questo gruppo all'isola d'Elba. Allora, un gruppo che si chiamava Emetrica, il cui cantante era un giovanissimo, mio grandissimo amico, giovanissimo Alex Baroni. Una delle voci credo più belle che sia. Porca miseria. Assolutamente era, sì. Era veramente un amico caro per te, un amico fraterno. Sì, era un fratello, veramente. Guarda, mentre te lo dico mi vengono i brividi. Sì, e Alex la cantavamo, mi chiamava sempre sul palco a cantarla con lui, quando ancora non era Alex Baroni, certo. Era Alex, il nostro amico che cantava con il gruppo nel locale. Ed è una canzone a cui sono molto 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 legato. Però Davide, complimenti. In che senso? Perché cantare sullo stesso palco con Alex Baroni ce ne vuole. Ci voleva, che coraggio. Un talento. Soprattutto cantarla e con lui che ti fa i cori era proprio il... No vabbè, l'apoteosi! Addirittura c'è stata una serata, perché venivano spesso all'Isola d'Elba, lì da Giannino, venivano spesso Faso, che era il bassista di Elio e le Storie Tese,
e Davide, che era il chitarrista di Elio le Storie Tese, ed è capitato a volte di ritrovarmi sul palco con sta gente che suonava, io che cantavo, che mi guardavo intorno e dicevo, oh, io che cazzo ci sto a fare qui, va bene, e vedevi questa gente meravigliosa che veramente con gli strumenti ci parlano. E Alex non era ancora, devo dire, Marco Rinalduzzi, che è stato il suo produttore insieme a Calabrese, che è quello che lo ha comunque scoperto l'ha e lanciato, sì. Lo ha conosciuto da Giannino all'Isola d'Elba in una serata, l'ha sentito cantare con i Metrica, che appunto era il suo gruppo, e lo ha sentito cantare e ha detto: mi sa che questo questo va, questo qualcosa fa, questo qualcosa fa. Senti, l'Elba ha un cuore grande sull'Elba, c'hai tu un pezzo di cuore, di tutto forse. No, che cos'è? L'Isola! No, aspetta, ti manda tutto schermo. Beh, che meraviglia. E quel puntino che cos'è? È dove avevo io la casa. Proprio la toponomastica dell'isola riportata sulla... Che dove bravo. Avevo io la casa. E adesso non lo posso far vedere, ma sul polpaccio ho la bandiera dell'Isola d'Elba, che è una striscia rossa con tre api dentro. Grande, bello. L'Elba è la mia casa, il mio nido, il mio rifugio, è tutto. Per me ci vado, calcola, io ho imparato a camminare sulla spiaggia dell'Isola d'Elba. Aspetta che quando ero piccolo te devo rinterrompere per disannunciare, aspetta. Questa è una versione live di No Woman No Cry, che è tratta dall'LP Live del 1975. La canzone 75. Era stata fatta nel 1974 da Bob Marley. E io ricordo sempre un annetto. Un giorno era il 1980, io ero in quarto ginnasio e un mio amico, Riccardo Neri, che adesso ha una produzione cinematografica, un mio amico dell'epoca, un compagno di classe, entrò in classe e davanti alla professoressa di latino, latino, greco, vi ricordate che faceva tutto la professoressa, faceva un sacco di cose al ginnasio, faceva latino, greco, italiano, tutto quanto, disse zitta, gli fece così, questa ammutolì pensando che gli emenava, invece disse: c'è bisogno di fare un minuto di silenzio perché ieri è mancato Bob Marley. Pensate da dove siamo usciti noi. Assolutamente sì, credo sia stato uno dei più grandi esponenti del reggae in assoluto, ha scritto veramente delle cose meravigliose. Veramente sì. Allora, io devo decretare chi è che ha vinto, non solo, ma lo devo anche chiamare. Quindi non ti impressionare. Tu, Luca, da Calice Ligure, in provincia di Savona, come stai, Luca? Pronto, mi sentite? Io ti sento benissimo. Voi lo sentite, ragazzi? Sì. Okay. Evviva. Sì. Ciao, Luca. Wow. Luca. Ciao, Luca. Ciao. Guarda, puoi dirlo tu direttamente, sì. Come si chiamava questo personaggio che doppiava Davide Lepore in Digimon? Gomamon, esattamente, Gomamon. Esattamente, era proprio Gomamon. I Digimon sono stati una delle mie serie preferite. Hai capito? Quando ero piccolo, cioè adesso ho 23 anni però... Sì, ancora bene da te. Proprio ci è venuta all'unisono. Sì, Davide. Vabbè, senti, quindi insomma, bravo, hai vinto e questo ci piace. Allora, come vanno? Intanto una piccola notazione, perché noi questa sera è un po' diverso dalle trasmissioni che faccio durante il pomeriggio, che sono un po' più empatiche col momento. Questa è una trasmissione nella quale ci lasciamo un po' andare, ma sappiamo perfettamente in che situazione ci troviamo tutti quanti, e sto proprio con gli Skype per questo, altrimenti sarebbe qua seduti accanto a me. Come sta andando in Liguria, certo, Adesso la situazione? Come la stai vivendo? Io bene, no, davvero bene. Io ho un lusso che è avere un giardino anche grande e si possono sganciare le gambe, ma è proprio una fortuna. E però in generale molto bene. E tra l'altro, cioè, come sentivo qualche giorno fa il discorso che ha fatto Francesca Fiorentini, il prendersi cura un po' di se stessi, anch'io sto facendo, cioè, a parte anche un po' studiare, però sì, è un periodo, cioè, nella tragedia ci riesco a trovare del buono, ecco. Qualcosa succederà, diciamo che io, come dico sempre, adesso non ce l'ho qui, ma è stato bellissimo, vedi, la volevo mettere, non l'ho messo, un video di oggi sulla Repubblica del mare a Napoli, non fuori Napoli, non in giro per la Campania, dentro la città di Napoli c'è un palazzo, una strada
e il mare. E il mare sembra di stare in Sardegna. Cioè, vi rendete conto che, che è incredibile tutto questo? Ma cioè, anche sicuramente il clima ne sta provando. Prendendo da questo virus che è l'uomo, e anche un po' gli però bravo, che cosa hai detto? Che bella questo virus che è l'uomo. L'uomo è un virus brutto, che dovrebbe imparare qualche cosa da quello che succede nel mondo, perché veramente invece non impariamo una mazza di niente. Però speriamo che in questo caso, come dico io, ci sono tante iniziative. Io ho visto anche le iniziative, che ne so, quella di portare la spesa ai vicini, gli anziani, queste cose qui, anche no? Qui nel nostro piccolo paese funziona così, ci sono alcuni volontari che lo fanno. Perfetto, quindi speriamo che tutto questo resti, nel senso che poi non sia una meteora, ma che questo senso civico che abbiamo veramente possa restare. Luca, hai qui a disposizione due fior di professionisti del doppiaggio, due amici straordinari, non solo con me ma anche tra di loro, che non sanno come fare, secondo me tra un po' Gianluca alza la mano per cercare di dare un buffetto a Davide. Ma cerca di fare una cosa, tenetevi, puoi far così, puoi far bravo Benny. Allora Luca, sono a tua disposizione, cosa vuoi chiedergli? Allora, intanto volevo fare i complimenti a Gianluca per, credo giusto sia lui che ha diretto Sex Education di Netflix. Grazie Luca, grazie. Sì, no, è perché tutta la trovata del cast vocale è fantastica. E poi mi piace un sacco, ti avevo sentito in due personaggi bossolo di Paradise Police, che è un attimo un cartone animato un po' particolare. Sì. E anche in Big Mouth, un altro personaggio, un fantasma, anche lì fantastici in termini personaggi. Okay. Volevo chiedere, la domanda è se c'è un doppiaggio storico del passato in cui voi avreste voluto essere, diciamo, un personaggio, aveste voluto doppiare un personaggio famoso di un assolutamente film cult. Vabbè, parto io, poi lascio la parola a Davide. Vai. Te ne dico due. Sui cartoni animati il sogno da sempre era fare Lupin. Porca miseria, quando il fantastico Roberto Del Giudice venne a mancare, fecero anche un sondaggio e risultai tra i 10 che potevano doppiarlo, sebbene avessi appena iniziato. Ma ho avuto la fortuna di farlo in un clone, si chiama Lupin Z, è un film, un lungometraggio d'animazione dove ci sono tanti Lupin e uno sono anch'io, quindi almeno in parte ci l'ho realizzato questo sogno. Sei riuscito. Mentre invece sui live action avrei tutta la vita voluto doppiare Marty McFly. Mamma mia, bellissimo, okay. Bellissimo. Mentre invece Davide... Ehi tu, porco! Levali le mani, però quello è Giorgio, papà. Quello è Giorgio, è qua, è vero. Mentre invece Davide, che cosa avresti voluto... Allora, io avrei sempre... Guarda, è una cosa che ci accomuna, che è strana questa cosa, a proposito di Roberto Del Giudice. Non è un cartone animato, però è la mia infanzia e l'ho amati, ho visto tutti i film, ho mille DVD e avrei sempre voluto doppiare Miss Piggy dei Muppets. Mamma mia, che bello. Ah, che forte. È una cosa, devo dire che poi con Burger e altre cose un po' mi sono avvicinato alla cosa, però doppiando una donna, però ecco, Miss Piggy è una di quelle cose che avrei sempre voluto doppiare perché la trovo meravigliosa. E a livello di film, ma guarda, forse avrei voluto doppiare Joker in Batman il Cavaliere Oscuro. Cioè, sarebbe quella è una bella prova di Heath Ledger, una cosa eccezionale. Heath Ledger, Adriano è stato strepitoso, perché è stato veramente strepitoso Adriano. E io consiglio, da doppiatore lo consiglio, di guardare la sequenza dell'interrogatorio in originale, perché ragazzi, Heath Ledger è una cosa... Quando lui si è suicidato, a me la cosa che mi ha fatto girare il cazzo, scusate quella parola, è stato il fatto che questo attore ci ha privato di altre
di altre immense interpretazioni, e a 29 anni e a 29 anni, non a 60 come Robin Williams, che ce n'aveva 63, ne abbiamo viste tanti di film di Robin Williams, no? sì ecco, il Joker sempre, del Cavaliere Oscuro sarebbe stata una bella prova, sarebbe stata una bella cosa, una prova. Io poi so per certo che Davide avrebbe sempre voluto doppiare il bambino di Shining. cretino. Vabbè, poi avrei voluto tanto doppiare il protagonista roscio di Modern Family, e ci sono andato tanto vicino così, ma al provino dove eravamo io e Gianluca l'ha vinto Gianluca, hai capito? Poi dici l'amici, proprio la cosa che vuoi fare di più nella vita lo fa l'amico tuo, e porca miseria. Luca, noi ti ringraziamo ovviamente per la tua partecipazione. Sì, grazie a voi. Domani, come sai, e solo Davide, complimenti anche al doppiaggio in Goodbye Lenin, anche se era una piccola parte, ma mi è piaciuto un sacco. Bello, bellissimo film, è geniale quel film, molto è divertente, è vero. Diretto da grande Gianni Galassi. Grazie Luca, ci vediamo presto ovviamente domani. Ciao, con Luca, a presto. Domani con Se Prima Eravamo in Due, insieme ai nostri amici Alessandro e Tiziana, e poi da domenica di nuovo con la fatemi ricordare una cosa, perché altrimenti me lo dimentico, con le dirette casuali. E proprio nelle dirette casuali di domenica ci sarà un incontro con il professor Marco Longo, che è uno psicologo, che sarà qui dalle 15.45 alle 16.30 per parlare anche dal punto di vista psicologico di questa emergenza e magari rispondere anche alle vostre domande. Quindi se volete... Pensavo che finalmente ti fossi deciso tu a... No, era il mio psicologo. Io un giorno gli dissi, dopo 2 anni spendendo delle cifre pazzesche, folli veramente, un giorno lui mi disse, ma come va? Che ne pensi della nostra terapia? Io lo guardai e dissi, che è il momento di terminare. E... finì là. E gli dici, ma tu chi sei? Sì, però invece lui è molto bravo e abbiamo fatto già una trasmissione insieme. E dopo la trasmissione sarà attivo l'ID Meeting Zoom, su Zoom, sulla piattaforma Zoom, il ID 872-630-427. Ripeto, 872-630-427. Con questo ID... che sarà attivo dalle 16.30 di domenica 5, potrete entrare in contatto di nuovo anche dopo la trasmissione con il dottor Longo. 21.46 in diretta su Radio Cigliano, questa è Dopo Cena con i miei amici eccezionali Davide Lepore e Gianluca Crisafi, e tocca a Gianluca, perché è lui che ha cominciato, mi perdo, mi dovete dare una mano, tocca a Gianluca. Guarda, approfitto di questa cosa che hai detto, perché a proposito metterò la 4 e io la vado a mettere subito, perché tu hai detto a un certo punto Luca. Adesso io approfitto della diretta Facebook di Dopo Cena con per fare un annuncio al paese. Io Oddio. Detesto essere, si chiami Luca. Essere chiamato Luca. Ho chiamato Luca? È una cosa che mi porto dietro da quando ero bambino. Guarda, Giallo, è come me quando mi chiamano David. Io detesto essere chiamato Luca. Mi auguro che il portiere del mio palazzo la smetta. La smetta. Perché poi ogni volta torno con un tono meraviglioso, mi dice: Luca, c'è stata! Allora, come potete vedere, ve lo faccio vedere con la telecamera che lo fa vedere meglio, ho circolettato Gianluca sulla scaletta in maniera che non sbaglio, perché io voglio soddisfare ogni vostro desiderio. Qua tutto faccio io. Ma io lo facevo più che altro per gli altri. Ci sono solo due persone al mondo che mi chiamano costantemente Luca, uno appunto è il portiere del Palazzo Sandro, l'unico autorizzato è, e ne approfitto perché ci sta seguendo, ci ha anche mandato un messaggio, perché io vedo i messaggi e ti rubo un attimo conduzione. Saluto Marco Trillo dei Timeless, ciao Trillo, voi due conoscete benissimo, lui è l'unico autorizzato, perché tanto sono 26 anni che mi chiama Luca, lui entra e non ci so cazzi proprio, che deve andare avanti così per sempre. Vabbè. Però lui è il portiere, insomma. Esistono delle cose. Io ne approfitto prima di farti lanciare il brano, così mi levo perché altrimenti non ne metto mai nuovi. Lui è Paolo da Omegna, Lago d'Orta in Piemonte, che ci ha mandato il suo controselfie al 328-7948-796, mentre Ignazio, che ci skypa, anzi ci whatsappa, ormai sono tutti neologismi, li perdonerete, ci whatsappa da Palermo, ha fatto questo per voi. Questo l'ha fatto per Gianluca, però sta foto tua un po' giovinetto è quella che gira di più, eh? Devo sì, dire, perché la usano tutti. Guardatemi, sono diverso. Questa... sono un...
Anche se Alex, che approfitto per salutare, ha scritto un messaggio, ti vedo, mi ha detto Davide, mi ha detto ti vedo meno afro del solito. Cioè, sei molto afro. Così non posso essere afro. C'è stato un periodo in cui eri molto, avevi capelli molto corti, poi a un certo punto sono cresciuti sti capelli e io l'ho incontrato un giorno e ho detto, ma che hai fatto? E lui mi ha detto, no guarda, so così. Qualcuno mi ha detto, guarda Alessio, ti dico, è una cosa provata, se tu gli versi un bicchiere d'acqua in testa, l'acqua scivola, lui la cute non si bagna e l'acqua scivola. No, bagna la cute ma non i capelli. Ah, cioè si bagna la cute, il capello vero, rimane asciutto. Assorbe, assolutamente. No, sì. Vabbè, questa dobbiamo fare questa prova la prossima volta, perché voi lo sapete, io lo sto dicendo a tutti quanti, tutti gli ospiti che vengono durante queste dirette Skype sono cooptati d'ufficio per tornare qua, certo, accanto a me. Vedete dove c'è questo vuoto enorme? Ci sono le voci del cuore che mi fanno compagnia, ma questo vuoto enorme deve essere riempito da voi che tornate, quindi sappiate che prima o poi vi tocca. Torneremo. E allora, sempre per Gianluca aveva fatto questo, lui ti vede con questi personaggi, partendo da sinistra in alto abbiamo Arrow, poi abbiamo Ant-Man, poi abbiamo A Tutto Reality, Humans, Tekken, Blood Vengeance, Glitch e Final Destination. Lui ti vede circondato da buoni amici, insomma, amici, sì, niente assolutamente, male. Assolutamente. Mentre per quanto... Tekken è una cosa che mi ero dimenticato. Per quanto riguarda Davide Lepore abbiamo i Simpson, Shining, che vabbè, okay, ogni volta che lo vedo dico, ma è Davide, ma davvero è Davide, cioè è bellissimo sentirti là. Poi abbiamo Le avventure di Bianca e Bernie, Clifford, due fantagenitori, Digimon, c'è Gomamon, il tuo Gomamon che non ti abbandonerà, certo, mai, ovviamente, Final Destination e poi i Griffin. E la domanda che dobbiamo, perché altrimenti poi ti faccio lanciare il disco, Gianluca, e spiegarmi perché, Tiziano chiede, domenica parte il remake di Digimon in Sollevante, forse lo faranno su Netflix, tornereste? Pensaci Davide Lepore. Intanto Gianluca Crisafi ci dice perché ha portato questo brano. Questo brano l'ho scelto perché è una band che ho conosciuto da pochissimo, me l'ha fatto conoscere la mia compagna Serena, è una band fantastica, pop rock, il cantante ha una voce spettacolare, e ho scelto questo pezzo perché durante la quarantena hanno lanciato il nuovo singolo, che è appunto questo, e quindi diciamo che è la nostra colonna sonora della quarantena. E allora è giusto riproporla e farla sentire. Tanti l'hanno fatto, anche il nostro amico Alex Polidori ha tirato fuori un disco per la quarantena, ma non anticipiamo niente, perché mi sa che non è l'unico che ha avuto un'idea di questo genere. E allora li lanciamo subito, questo è il brano che lega l'amore dentro casa Crisafi in questo momento. Sono i Nothing But Thieves, siamo solo ladri praticamente, con Is Everybody Going Crazy, alle 21:51 in diretta solo e unicamente per voi su Radio Cigliano. Peccato che la musica non la possiamo sentire, perché faremo dei fuori onda ballando come matti tutte e tre, me sa, vero? No, ma a noi nei fuori onda chi ci ascolta? Nei fuori onda ci ascoltano tutti i nostri amici su Facebook e su YouTube. Ah, quelli di Facebook ci ascoltano. Non ci ascoltano sulla radio, dove si sente la musica, la canzone. Senti, ma allora io ho letto un po' di messaggi, posso salutare un po' di persone? Vai, ve lo farò anch'io, dai. Ti do il telecamerone, vai. No, allora... Ecco. Ma abbiamo parlato di Isola d'Elba, voglio salutare Emilia, assolutamente, amica storica dell'Isola d'Elba che ci sta seguendo, e poi vabbè, tanti ne abbiamo in comune con Gianluca, abbiamo Claudio che ci sta seguendo, Scarlett Blake che ci sta seguendo, Mirta Pepe, nostra collega meravigliosa, ciao Mirta, che ci sta seguendo, e ce ne sono tanti. Io, Desiree mi sta dicendo papone, sì. Dici papone. Ah, tra l'altro sì, infatti l'avevo letta anch'io sta cosa, te lo chiedeva anche, e non l'ho perso, qualcun altro ti chiedeva di dire papone come direbbe lui, papone come direbbe lui. E poi un bacio abnorme gigante a Yasi che ci sta guardando, che è il mio amor, che sta a casa e mi guarda. Evviva. E poi vabbè, adesso lascio a Gianluca, perché ce ne abbiamo tanti comunque poi in comune. C'è Monica, hai visto? C'è la Monica anche? Monica Grasso che ci segue, che ci stava seguendo. Ciao Monica! Ciao tesoro!
E io guarda, vado ancora con saluto Claudio, mi leggo Claudio Marsicola a Davide, che poverino ne sta passando di tutte in quarantena. Gli si è rotto il televisore? No! No, più che altro ha avuto un incendio al piano superiore della casa. Di casa e sono 7-8 giorni che sta praticamente dipingendo, risistemando, dorme da un'altra parte perché l'odore è stato molto forte. Io capisco, sono arrivati i vigili del fuoco e suo suocero del piano di sotto della casa vicino per andare a dargli una mano, ha sbattuto la testa, è arrivata anche l'ambulanza. No, cioè, vabbè. Io capisco che disgrazie non arrivano mai da sole, ma questo è un po' troppo anche, no? Assolutamente. Cioè, quindi a Claudio Marsicola va un bacio particolare, Alessio Celsa, un nostro amico comune, anche lui doppiatore, Marco Benvenuto, che anche lui è un collega, Alessandro Mari, che è anche lui dei Times. Ale, grande! Grande Ale, Nicoletta Mattioli, che è una mia amica del cuore. Nico, sì, è vero, ho letto anch'io, Nico. C'è Gianluca Izzo, che è un altro giovane rampollo del doppiaggio, e poi ringrazio Sasha Fiorello per i complimenti per Sex Education e The Orville, grazie, sei veramente molto 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 gentile, e Saso Rosaniti, Scarlett Blake, che è mia sorella, Francesca, grande Franci, ciao. Laura Masini, che ciao, è Laura. Grande. Ciao Laura. Poi c'ho Davide Figliolini, che è un adattatore bravissimo, ma anche un fratellino, insomma. Allora, vi prego, continuate voi su Facebook, perché io ho WhatsApp e mi impiccio. Facebook ve lo lascio. Voglio solo dire una cosa. Che Tiziano io dice... Io voglio soltanto dire questo, che credo che stiano arrivando da Claudio le cavallette. Pure? Perché gli mancano veramente solo quelli. Io vi faccio una provocazione. Tiziano dice che in Digimon Cross Wars, nella puntata All Stars, Gomamon lo doppiava Gianluca. Quindi non solo dai adolto, ma pure Gomamon gli hai tolto. No, io giuro non so neanche di cosa stiamo parlando. Aspettate che disannuncio. In Nothing But Thieves is everybody going crazy, mamma mia come ho detto male. Questo è il secondo disco che Gianluca Crisafi porta alla vostra attenzione oggi a Dopo Cena Con, e vi ricordo che siete in diretta su Radio Cigliano. Questa puntata la potete trovare dove volete e soprattutto conservata gelosamente a imperitura memoria sul canale YouTube della radio, ma non solo, cioè periremo prima noi della memoria di questa puntata praticamente, ma non solo, perché se condividete sulla vostra pagina Facebook vincete un viaggio alle Mauritius. No, perché non ve ce fanno entrare, quindi non è il caso. Vincete la nostra gratitudine, veramente, di noi poveri mestieranti che facciamo radio. È arrivato il momento della clip misteriosa. Che cosa succede? Prendi il telefonino, Davide, inizia a prendere il telefonino. Che cosa aspetta, succede con la clip misteriosa? I nostri amici mi hanno segnalato due brevi monologhi tratti da un loro doppiaggio. E io li ho trascritti come se non ci fosse un domani qui sul foglio. Spero di non aver spoilerato che vi ho fatto vedere il titolo, belli imbecille. No, ma non si leggeva. Non si vedeva, meno male. No, poi ho queste luci un po' alla Barbara D'Urso che secondo me riescono a non far leggere un tubo di quello che si sta vedendo. Sì. Ma però, Alessio, ci fai un tutorial su come si mettono gli occhiali? Per i miei? In che senso? Sul naso, perché Barbara D'Urso ti fa il tutorial di come si mette la mascherina. È vero, tu è vero. Il tutorial, allora, di come si indossano le occhiali. Se avete la cuffia, e come in questo caso, avete la cuffia con gli occhiali, mettere gli occhiali può diventare pericoloso. Io consiglio di avvicinare le stanghette alla pelle e strusciarle senza però muovere la cuffia, perché altrimenti la diretta potrebbe saltare. Dopo averle sterilizzate. Dovete sterilizzarle assolutamente. Ecco qua, una piccola aggiustatina al padiglione della cuffia e vedrete tutto quanto, che tutto sarà più chiaro. Guarda, preparati, perché tra un po' ti chiedo l'eterno riposo, eh? Oddio. Attenzione. Sai che non lo so. Mamma mia, guarda che scena patetica. Tu l'hai vista in diretta, non mi di, Sì, stavo girando con i canali, a un certo punto mi sono apparse queste due facce e non dico cosa, che recitavano l'eterno riposo insieme, e mi si è, guarda, è scoppiato il televisore da solo. Cioè una cosa, guarda, sì, ma poi c'è quel motto latino che io ho fatto sempre mio, che è importante: grattatio pallarum omnia mala fugant, capito? E questo è importante, perché è una cosa che dobbiamo tenere sempre dentro di noi. Allora, hanno portato queste due clip, da che cosa saranno tratte? Da un film, da un cartone animato, da un telefilm. Ma io non posso aiutarvi, perché voi chiedete troppo. Non posso proprio aiutarvi né darvi una mano. Tocca a voi decidere e rispondere
rispondere esclusivamente al 328-7948-796. Io vado a posizionarmi all'ultimo messaggio per vedere i vostri messaggi che arriveranno e ne approfitto per fare gli auguri a un uomo recluso. Lui lavora al Limone Piemonte sulle piste da sci, ma siccome non è potuto tornare a casa perché non lavora più perché le piste sono chiuse, ma non può andare da un comune all'altro, e oggi è il suo compleanno. Quando arrivano le cavallette, forse arriveranno pure lì praticamente. Auguri. Ciao Carlo, auguroni veramente, grazie. Allora, auguri, Carlo. Chi di voi due vuole principiare? Sei stavolta comincia Davide. Comincio io stavolta. Vero, un amico è quello che non ti mette nel problema di decidere, ti risolve tutto lui, capito? Ti risolve tutto in un attimo. E questo è un vero amico. Allora adesso ti do una basetta, ovviamente atta a... E signore e signori, questa è la clip misteriosa di Davide Lepore. È un potere quello che ha. Senti il ticchettio del mio orologio? Ascolta con attenzione. Il ticchettio si sincronizza con i battiti del tuo cuore. Guardami negli occhi, non sopra e non intorno, ma dritto nel loro centro. Stai dormendo? Fammi vedere. Prendi la pistola e mettila a terra. Ora vai al parapetto e salici. È stato un lungo viaggio, lungo e difficile. Sei così stanco della vita, non è vero? Ora puoi riposare, chiudi gli occhi, dormi per sempre. È bello quando gli dico dovete farla neutra, poi si sbizzarriscono tutti a farla un po' pazzerella. Però sicuramente diversa da com'era. Sicuramente di questo non ci sono cavoli proprio, perché la difficoltà la dobbiamo mettere un po' un grado certo. Di difficoltà, altrimenti. Quindi 328-7948-796, dovete scrivere il nome del collega, dell'artista che ha interpretato che interpreta il brano e il titolo dell'opera e il vostro nome. Anche perché in questa maniera purtroppo quando siete qua io vi faccio firmare con la penna dell'iPad, vi faccio firmare la dedica, non si può fare, ma avrete la fotografia che loro mi hanno mandato in via esclusiva, l'avrete soltanto voi, e quindi sarà un po' avere un collegamento con loro. Adesso ovviamente tocca intanto io, aspetta prima di toccare a me vado al volo con due o tre persone che mi sono dimenticato. Vai. Giuseppe Bosso, che è un amico, un saluto grandissimo, e Maria del Chiappo, ma soprattutto Franca Bonino, che conosciamo. Franca! Ciao Franca! Da Torino, dalla provincia di Torino. Giuseppe Bosso manda, lui ha un sito telegiornaliste.com, guardate che meraviglia, e questa è l'intervista a Gianluca, dove sei comunque giovanetto, non c'è una foto tua recente. No, giuro, questa qui è di un anno fa. Ah vabbè, però sembravi forse sai che non c'avevi la barba. Non avevo la barba, i capelli erano sempre corti come li ho portati. Avevo 7-8 kg in meno, ma ci sto lavorando perché io in quarantena ne ho persi 300 fino adesso. Bravo, sei bravissimo. Tra l'altro, m'hai detto sei riuscito a risolvere o m'hai detto che devi cenare in diretta a un certo punto? Ma guarda, la mia compagna ha detto faccio troppo casino a cucinare, non sto morendo di fame. Speriamo che vada via la serata rapidamente. E poi saluto un amico carissimo che è Zedin Bennekissa, che è Ezzi, grande Ezzi. Ecco, Benny, facciamo Ben, che è, tra l'altro cose, un doppiatore giovane bravissimo, che avrà davanti a sé una bellissima carriera se continua così. Ciao Ben. Allora, io sto aspettando i voti, votate, vi ripeto, non sulla chat di Facebook, che mi raccomando esclusivamente sulla chat di WhatsApp, perché potete votare esclusivamente lì. Vi ricordo 328-7948-796. Pensavo che l'avessimo fatta molto semplice, invece i nostri amici stanno sbagliando quella di Davide, quindi è ancora, potete votare perché è ancora vincibile il premio. C'è qualcuno su Facebook che l'ha azzeccata? Ah, sì, è vero. Ma io Facebook non lo guardo, dovete votare, dovete dirlo al 328-7948-796. Adesso lasciamo questa basetta, mettiamo un'altra ancora più stupida. Questa è la clip misteriosa di Gianluca Crisafi. Sono andato a un museo d'arte con mio cugino e c'era una mostra sull'espressionismo astratto. Ma tu mi conosci, io sono più un neocubista. Comunque mi dice, ieri sera ho conosciuto una giornalista, una gnocca da perdere la testa, da urlo. E la scrittrice gnocca ha detto, nel mondo del giornalismo d'assalto sono la numero uno e conosco personaggi che agiscono dietro le quinte.
Lui va da lei e dice: cerco un tipo abbastanza nuovo sulla scena che sta sfoderando una nuova tattica, uno veramente da paura. E lei dice: beh, c'è di tutto oggigiorno. C'è chi rimbalza, c'è uno che fluttua, c'è uno che si arrampica sui muri. Devi essere più specifico. E questa è la clip misteriosa di Gianluca. Votate, 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 votate. Qualcuno vedo che ha acchiappato subito Gianluca. stanno tutti quanti scrivendo. Votate, votate, avete ancora il tempo. A chi tocca mandare la prossima canzone? Mi son perso. Davide? Tocca a te. Quale canzone tocca vuoi a me mettere? Aspetta, vado a prendere la lista. Tocca a me. Guarda, andiamo con la 5. La numero 5. Questa è una canzone potente, Davide. Ebbene sì. È di una potenza Ebbene assoluta. Sì. Orca! E perché? Sì. Perché l'hai portata? Allora, l'ho portata perché io ho un passato come pianista di piano bar e tastierista di un gruppo. E nei lontani anni a venire ho suonato al Big Mama, all'Esperimento, tanti locali bellissimi. Ero il tastierista di un gruppo che si chiamava Gli Exit, e un gruppo veramente forte, la più pippa ero io. sì, calcola, il batterista Fausto Casara ha comunque collaborato poi con Eddie Vedder dei Pearl Jam, per darti un'idea. Paolo, il bassista, era strepitoso. Francesco D'Amico, il chitarrista, ha suonato in tantissimi dischi. Era una band forte, stiamo parlando dei primi anni 90 praticamente. E questo era uno dei pezzi che suonavamo col gruppo, ed era un pezzo che io adoravo fare alle tastiere perché mi esaltava in una maniera incredibile, soprattutto quando doveva cominciare il pezzo. Io avevo l'introduzione iniziale ed era meraviglioso. Che suonava tipo così? Eh? Questo è il testo da tastiera. Questo è il pezzo che il tastierista diventa scemo, si perde proprio completamente. Mamma mia. Signori, siamo nel 1984. Un gruppo che per anni ci ha fatti zompare come dei, non lo so, zompavamo tutti con sta canzone. Era un disastro. Quando la mettevi in discoteca era garanzia di ballo immediato. Van Halen, Jump. Bella, questa è una delle icone. Questa la suonate con i Timeless? Vi capita di suonarla? No, questa no. Però vorremmo suonare tutto, ma questa qua non abbiamo mai pensato di montarla. Però magari ci faremo un pensierino da oggi in poi. Certo. Sarebbe bella. Immagino Romani e Trillo sugli assoli di chitarra. Questa canzone ha un assolo di chitarra clamoroso, ma veramente clamoroso, con poi il rientro di tastiera insieme, ma era una goduria suonarla e una goduria ascoltarla, assolutamente. Allora io approfitto, visto che possiamo parlare ancora con le persone che ci seguono su Facebook, per ringraziare Elena Optics, che ringrazia Alessio Cigliano, che regala serate meravigliose con ospiti epici. Lo so, ma io sono semplicemente un maggiordomo, come dico sempre. Siete voi i protagonisti delle serate, siete voi che le fate epiche queste serate, veramente. E quando è che fai sta serata epica? Quando verrete qui, quando sarete qui, vedi dove metto la mano, che allungo la mano e te posso toccare, capito? Okay. Oh, e questo sarebbe il massimo. In questo momento ci accontentiamo di niente, di quello che fino all'altro ieri era scontato, cioè che potevo venire e datte una pacca, capito? No, non si può far manco quello. Orca miseria, come cambia il mondo. Poi faccio da assistente a Davide. Paola D'Andrea vuole che la saluti come Milhouse dei Simpson. Ciao Paola. Ciao. Grande. E invece Michelangelo Lauria mi pare vuole che lo saluti con la voce di Chris Griffin. Ciao Michelangelo, porca zozza, ciao. Bravo. Sentite un po', ma voi vi ricordate tutto quello che fate? No. Vi capita che apri la televisione e dici: ma quello so io, ma quando cacchio l'ho fatto sto film che non mi ricordo un fotogramma? No. Vai Giallo. Mi è successo ieri sera. Mi ha mandato un messaggio mio zio da Milano, che mi ha detto: sto vedendo questo film, la truffa del secolo, ti sto ascoltando. Beh, sono andato a vedermi il trailer e non mi ricordo sto film. L'altro giorno mi fanno un'intervista e mi dicono: allora Alessio, ci prepariamo, il film è questo.
Boh, può essere che me lo so scordato. Sono andato su Wikipedia, ho visto la trama, ho visto l'attore che facevo io, tutto quanto. Allora, sei pronto? Ragazzi, dovete cambiare film, perché io di questo non mi ricordo neanche. Non solo, sono andato a vedere sull'agenda e ho trovato il turno. Capito? Ma non mi ricordo nulla di quel film, nulla. Il mese scorso mi hanno chiamato dalla Laser, è tornato il tuo personaggio in Girls con Isabella Pasanesi. Vabbè. Io ho detto, ma cos'è Girls? E soprattutto, cos'è? Quale personaggio? Gli ho scritto, ma siete sicuri che so io? Tu sì, sì, Gianluca, te lo giuro, sei tu. Che però io sono andato a fare il turno, ho fatto 3 puntate e non mi ricordo di aver doppiato questo personaggio. Così come non mi ricordo di aver doppiato quello dei Digimon. La rimozione, cioè, assoluta. Aspetta che disannuncio. E quando ci si mette Van Allen, guarda, siamo a sbatte tutti e tre come dei pazzi, veramente. Van Allen Jump è il secondo pezzo che Davide Lepore, dalla sua esperienza musicale degli anni 80, porta qui a Radio Cigliano per farvi ascoltare la musica che è parte integrante della loro vita. Allora, immaginate, noi stiamo immaginando un mondo, stiamo immaginando una mazza, stiamo vivendo un mondo senza uscire. Io quando parli francese ti adoro. Una masse. Una masse. Allora, no, cioè, 2 mesi fa vi avessi detto, ragazzi, non possiamo più uscire di casa per un mese, vi avessi detto che è il film che dobbiamo doppiare, che è il nuovo film di Spielberg, che ne so, una cosa così, mazza come sono antico. Però la cosa bella, Ale, qual è? Che quante volte noi in questi mesi abbiamo detto, Madonna, quanto me ne starei una settimana a casa. Sì. E invece adesso la settimana è diventata un mese, è un po' più complicato. Ma se voleste, a un certo punto vi dovessi dire, pensa se diventasse questo realtà. Ti dicessi, lo sai che forse fra 2 mesi dovremmo fare una vita senza musica? Voi che cosa direste? Una vita senza musica. Non si può più fare musica, non si può sentire, deve sparire. Le nuove generazioni la devono dimenticare, la musica. Non può esistere una cosa del genere. Faccio la fine di Footloose, vado contro la legge. Sì, no, non può esistere una cosa del genere, non scherziamo. Quindi noi siamo un po' dipendenti nel senso buono della musica, è la dipendenza quella che ci ritira sulla giornata, che ci fa venire voglia di... Quante volte ascoltate? Guarda, io in questi giorni di, appunto, che devi stare a casa, ho riscoperto la gioia ogni tanto anche di mettermi a pianoforte e suonare. No, la musica, no, non mi togliete la musica. È la prima cosa che faccio io la mattina, mi sveglio, entro in bagno, accendo la radio. Cioè, non mi levate la musica, no, la musica no. La musica no. Sembrava una canzone. Io vado avanti contanto con i ringraziamenti. C'è stato un ragazzo, se lo devo ritrovare, che ci ha fatto, a Mattia Lala, un altro amico di Facebook con cui ci si scrive, un saluto grande. E poi c'era un ragazzo che ci aveva fatto i complimenti, ma me lo so perso, dopo lo ritroverò. Intanto c'è Scarlett Nick che dice, a proposito di Jump con i Timeless, Boni, che Gianluca mi deve un pezzo degli Smash Mouth da circa 2 anni. Però insomma, senti anche chi ti segue, perché hanno delle idee, possono fare delle idee. No, ma la cosa che mi diverte è che adesso mi appare a me e Serena sta guardando, cioè Serena sta nell'altra stanza e ti sta guardando. No, in realtà è qui, nella stessa stanza e guarda. Qui accanto a me, però, no, qui vicino a me ci segue su un altro terminale, perché non possiamo mettere l'audio, sennò... Pensa che stiamo a fare, praticamente abbiamo 9 ritorni in 3 della trasmissione. Io ce n'ho 4 qua di ritorni, dove malzo vedo una differita diversa perché sono tutte sfasate. Quindi lei sta con le cuffie, io sto con le cuffie, giustamente. Diverse, quindi lei ci vede con 30 secondi di ritardo. Bravissimo, infatti mentre stiamo parlando adesso mi comincia a guardare perché ha capito, certo, che stiamo parlando di lei. che meraviglia. Il bello è che gli sta dicendo, guarda che sei fuori sync, amore. Che per un doppiatore è una bestemmia, è veramente una bestemmia. Allora io vi faccio vedere. Come hai detto prima, Ale, a proposito del fatto delle cose che non ci ricordiamo di doppiare, che io trovo incredibile quando andiamo a Romix. A Romix ogni tanto mi fermano persone e mi dicono, Davide, Madonna, ma tu hai doppiato il personaggio Sgrambanzrufluf nella 4ª puntata della serie Scabadrap. E sembriamo de gente che non gliene frega un cazzo del suo lavoro. Sembriamo, capito? Dico, guarda, se me lo dici tu io me fido, perché non
Non lo so, sì, è così, va bene. Io, ma infatti io questo mi appoggio a Davide per chiedere scusa magari se ogni tanto non ci ricordiamo, però sì, non è cattiveria, non essere una giustificazione, però voi pensate che ci sono doppiatori che possono doppiare anche 3 personaggi diversi al giorno, lo stesso giorno, qualcuno ne fa anche 6 o 7 alcuni nello sì. stesso giorno, alcuni a me sì. mi tocca di farne anche 8 in un giorno, e, moltiplicato per 22 al mese, moltiplicato per 12 per mesi 12, l'anno. Quindi, non solo il caso di Alessio per 30 anni, non solo, ma ce n'è un'altra di cosa. Noi quando stiamo sull'anello, su una porzione di doppiaggio, e diciamo quella battuta che tu ci guarda, questa l'ha detta Sgramagoofing di Sprash, e tu dici che com'è, hai detto tu sei la luce della mia vita, noi ci siamo stati sopra, se dice bene 5 minuti su quella battuta, capito? Dopodiché l'abbiamo cancellata perché facevamo altre cose, quindi non è cattiveria, è proprio che funziona in questa maniera, ragazzi. Sì, 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 sono file che si autocancellano. Sì, è come Mission Impossible, si autodistruggono entro 10 secondi. Allora, questa è la fotografia, la faccio vedere. Guardate che piacione. Guardate che piacione, ah, Davide Lepore. Ha scelto la foto da piacione, la prima cosa che ho detto. L'hai vista subito, ammazza che piacione, Davide Lepore. Ma smettila che tu hai scelto la foto che vinci il premio, falla finire. Ma no, perché parliamo di doppiaggio, mi sembrava finire. Ma falla finire col premio, va. Io posso lasciarli andare avanti all'infinito, lo sapete che è perfetta questa cosa. Allora, questa foto sarà mandata dopo la diretta sul WhatsApp, quindi togli il volume, mettilo muto, come diciamo in sala, perché altrimenti te sveglio, perché te la manda a mezzanotte inoltrata, a Michelangelo, che ha indovinato che la clip di Davide era tratta da Gotham, vero? Bellissima serie, tra l'altro. Cappellaio matto. Bellissima serie dove tu fai il cappellaio matto, e che è secondo me è difficilissimo da fare. Te diverti a farlo, Davide? Guarda, allora, lui purtroppo c'è stato soltanto, è stato il protagonista, era il cattivo della terza stagione. Sì. E c'è stato in tutta quella stagione, poi è riapparso ogni tanto nella quarta e quinta, ma con delle stupidaggini. E mentre nella terza stagione è il cattivo vero e proprio. È stato uno di quei personaggi, a parte Samuel Beckett che è un attore strepitoso, è stato uno di quei personaggi veramente dove mi sono divertito tanto, 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 e ringrazio ancora oggi Alberto Porto che mi ha voluto su quel personaggio, perché la serie era già bella. Quel personaggio era particolarissimo, recitava tutto in rima, molto ambiguo, molto strano, è stato veramente un bel lavoro, mi è piaciuto tanto, 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 tanto farlo, e per questo ho scelto. Avevo cercato anche un'altra cosa di un altro personaggio molto bello, che è Vera, un personaggio di iRobot. Però purtroppo non sono riuscito a trovare la clip, quello mi dispiace molto. Sì, perché però io non riesco a trovare tutte quante, questa me l'hai servita sul piatto d'argento. Purtroppo non si trova. Ma quella solo, però devo dire, è stata veramente un bellissimo lavoro. Ma non solo, Davide, Fabrizio, io Tempini. Bravissimo Fabrizio che dirige. Io però, Davide, sono un po' come San Tommaso, e se non ascolto non ci credo. Allora, adesso non posso mandare la fotografia, né lui la può firmare perché siamo lontani, ma vi faccio sentire Davide Lepore su Gotham. Allora, cosa ha Alice nel sangue da renderla così infetta? Non sembra malata a vederla. Non è malata, è un potere quello che ha. Senti il ticchettio del mio orologio? Ascolta con attenzione. Il ticchettio si sincronizza con i battiti del tuo cuore, sì? Guardami negli occhi. Non sopra, non intorno, ma dritto nel loro centro. Stai dormendo, Jim? Fammi vedere. Prendi la pistola e mettila a terra. Bene, ora vai al parapetto. E salici. È stato un viaggio lungo, lungo e difficile per te, Jim Gordon. Sei così stanco della vita, non è vero? Ora puoi riposare, Jim. Chiudi gli occhi, dormi per sempre. Hai capito? La cattiveria di Davide Lepore, mamma mia! Che lo vedi qua, buono, buono, caro caro, micio micio, cacchio cacchio, invece poi quando tira fuori... Invece figlio della mia. Mamma mia, quando le tira fuori, che meraviglia! Ma quella è la bellezza del nostro lavoro. Bravo, bravo. Quanti ruoli abbiamo fatto che non avremmo fatto mai, probabilmente, che non avremmo mai interpretato, tantissimi. Ma è la cosa più bella del nostro lavoro, fare cose che non ci appartengono nella, esatto, vita quotidiana, potersi cimentare nell'essere qualcuno che non sarai mai, è la bellezza dell'essere attore e doppiatore. È quella la bellezza del nostro mestiere. Oh, hai detto che Gianluca ha fatto una fotografia autoreferenziale, vi sembra?
Ma non vorrei, ve la faccio vedere. No, perché con dietro Trangala, ma scusa, ma parliamo di doppiaggio e metto una foto che non metterei mai da nessuna parte su internet, che è personale, messa lì perché parliamo di questo argomento. Tra altre cose, rimango sull'argomento perché Elena Ottix, grazie, no, ancora a te, dice: Alessio, tu sei la persona che ha realizzato i nostri sogni di fan, è davvero meraviglioso quello che fa. Sapete che cosa vi dico? Io ho realizzato il mio sogno, cioè quello di poter parlare del nostro lavoro, che per noi è la nostra vita, e ci manca tutte e tre. Guarda che faccia da astinenza di doppiaggio che ci abbiamo tutte e tre. Tra un po' diventiamo scemi, perché abbiamo veramente la faccia da astinenza. Però è il nostro sogno ed è una cosa che io ho sempre voluto fare, una trasmissione sul doppiaggio, e sono riuscito a farla sulla mia radio. Hai fatto bene, hai fatto benissimo, è un capolavoro. Allora, chi ha vinto? Aspetta, che dobbiamo premiare, perché c'è da sentire anche la clip di Gianluca. Guarda, se ti prevarica Gianlu, cioè è tremendo quest'amico. Ma non mi permetterei mai. Allora, chi l'ha vinta? L'ha vinta Ignazio. Abbiamo visto prima il suo composite, ha fatto le fotografie da Palermo, è stato lui a vincere. La fotografia l'hai vista, e quella là arriverà quella, e questo è Gianluca Crisafi. La clip è tratta da Ant-Man. Sono andato a un museo d'arte con mio cugino Ignazio, mi segui? E c'era una mostra sull'espressionismo astratto. Ma tu mi conosci, io sono più neocubista. Comunque, Ignazio mi dice: io ieri sera a The Spot ho conosciuto una giornalista, una gnocca da perdere la testa, da urlo. E la scrittrice gnocca ha detto a Ignazio: nel mondo del giornalismo d'assalto sono la numero uno e conosco personaggi che agiscono dietro le quinte, capito bene? Lui va da lei e dice: io cerco un tipo abbastanza nuovo sulla scena che sta sfoderando una nuova tattica, uno veramente da paura. E lei dice: beh, c'è di tutto oggigiorno, c'è uno che rimbalza, c'è uno che fluttua, c'è uno che si arrampica sui muri, devi essere più specifico. E lui dice: cerco uno che si rimpicciolisce. Io ho chiesto a Ignazio: quello che spacca ha chiesto alla giornalista gnocca di dire a te e di dire a me che lo sta cercando. Lui che ha detto? Ha detto sì. Bello, bravo, bravo. Grande, grande. Allora, questa, la domanda viene spontanea sentendo questa clip. Ma a voi vi piace di più fare i protagonisti o gli antagonisti? Romeo o Iago? Iago tutta la vita. Tutta la vita, vero? Ma Iago tutta la vita, o se proprio... cioè... No, Romeo no. Che palle, sto tinco tremendo. Guarda, ti dirò, allora, sicuramente poi a parte fare i cattivi è sempre più bello, fondamentalmente perché sono talmente lontani dalla nostra personalità che in qualche modo ci costringono a recitare ancora di più. È vero. Però per me che faccio in genere neanche l'antagonista, l'amico del protagonista, il cretino de turno, io mi diverto da impazzire. Sì. E tra le altre cose, retroscena sul pezzo che abbiamo appena sentito, la prima volta che l'abbiamo doppiata, grande tempi molto lunghi con Marco Guadagno, che è stato pazzesco, mi aveva fatto fare una voce diversa per ognuno. Ah, io avevo imitato il vecchio, la donna, il nero, quella. Facevo 6-7 voci diverse, poi però al controllo hanno preferito dargli un tono un po' più basso, uniforme, e quindi diciamo, restare quasi sempre me stesso. Perché ho visto nella scena tu fai il labiale di chi, cioè quando dici la battuta si vede il labiale di chi l'ha detta, sì, veramente, la donna, il vecchio, sì, l'amico, il cugino, quello che è, quindi bello. Sì. Bella prova, perché sei calato in 8 parti in questo senso. Mi diverte molto doppiare Michael Peña, che è straordinario. È veramente straordinario, Sì, 20... poi c'è da dire che obiettivamente io e Gianluca non abbiamo delle voci da primi attori, per cui spesso capita di fare i caratteri, migliori amici, i pazzi, i folli. Io ho sempre fatto pazzi, gay, drogati, cioè sempre quella è stata. Però ti sei più divertito tanto, nostra, vi siete divertiti tanto storia. Perché a me capita, sì, sempre, perché io lo dico sempre, io se c'è un carattere mi diverto, e quando mi la capita cosa più divertente. Io mi ricordo quando con me hai fatto Diario di una Nerd Superstar, ti ricordi che pazzo che era, schizzato completamente, tra te e selvaggia era, mamma mia, ma che flash, che bella serie, pure quella, veramente era bella, veramente bella. Senti, io voglio approfittare perché voglio salutare un paio di persone. Vai, allora,
Allora, a parte va bene, Franca che dice, a proposito di me, dice e cucina anche bene perché sto sfornando piatti in questi giorni e grazie. Salutare Enrico, assolutamente, Enrico Chirico, persona che adoro, qui mando un bacione enorme, spero di vederlo presto. E poi c'è qualcuno, aspetta perché mi ha fatto molto ridere, Alessandro, Alessandro Bosnardoni, altro ciao, fratellino. Ale. Ciao Ale! Assolutamente. E poi aspetta perché c'era una persona che aveva scritto una cosa, mi ha divertito molto. Ah, ecco, volevo salutare Mauro Cafasso che scrive: ciao Davide, ciao Gianluca, un grande abbraccio soprattutto a Gianluca. Grazie Mauro. Vabbè, perché siamo amichetti, va bene, ok, no, perché non era così che altro. E poi voglio salutare Michelle Rizzo che ci sta guardando, che è una mia ex allieva del laboratorio di teatro, un bacione grosso a Michelle. E basta, io per adesso mi fermo qua. Vabbè, ma siete fantastici. Aspetta, io voglio aggiungere Denise Padovani, che sarebbe tra altre cose la ragazza di Claudio, anche lei vorrà, che sta passando di cotte e di crude. E soprattutto un saluto fatto col cuore da parte di Serena Gloria, sua sorella, che ci sta seguendo. Ciao Gloria! E un saluto enorme, Serena manda anche un messaggio col cuore, le manchi tantissimo e ti vogliamo bene, loro vivono in Umbria, non possono vedersi perché sono separati. Senti, lanciamo il disco che mi sembra che sia quello di... siete due pari, quindi tocca a Gianluca, sì. Quale carico, Gianlu? Io aspetta perché ti volevo far vedere, ho trovato una foto di Gianluca. Bella. Aspetta, andiamo in fuori onda. Sei veramente un cretino. Allora, intanto tu puoi mettere la 2. Se ci riesco, perché mi sto arrotolando. Vabbè, che bella canzone, che bella canzone. Gianluca, perché l'hai portata questa sera? Allora, ho portato questa canzone perché è un inno, è una canzone che adoro, perché è una di quelle invece con cui apriamo spesso i concerti dei Timeless, ed è un inno a tutto quello che stiamo vivendo. È vero. In questo momento è brutto, in questo momento vediamo tutto buio, in questo momento c'è gente che realmente ha problemi molto, molto, molto più grandi dei nostri, ed è un invito a non mollare. È un invito, vivere qualche cosa è sempre un'esperienza eccezionale che noi abbiamo fatto sempre con tanto slancio, e adesso dobbiamo vivere la vita, e ce lo dicono i Coldplay con Viva la Vita in diretta su Radio Cigliano. Lo so. Questi picchiano come Fabbri. Gran pezzo, veramente gran pezzo. Allora, gran gruppo, credo negli ultimi 10 anni, 15, siano stati forse uno dei migliori gruppi usciti in assoluto. Alessandro chiede: ma è possibile che Gianluca, ho letto su una pagina che lo riguarda, che ha doppiato un personaggio che si chiama Biccia in Goldrake seconda edizione? Questa è la domanda da 1 milione di dollari. No, questa però per assurdo me la ricordo. Dai, perché è talmente clamoroso, perché io sono cresciuto con Goldrake, che poi mi vedo arrivare la possibilità di doppiare non tanto una seconda edizione, era una puntata. Sì. Era una puntata speciale che non faceva parte del cofanetto originale, mai doppiata. Quindi quando hanno fatto il cofanetto hanno doppiato in maniera per la prima volta, sì, a distanza di 20 anni, questa puntata. Erano due fratelli identici, eravamo io e Corrado Conforti. E a proposito di questo, a parte ciao Corradino. Ciao Corradino! Io e Corrado i primissimi anni, ero io, perché lui esiste da sempre, che somigliava a lui, quando usavo i toni soprattutto alti ci confondevano molto, e per questo motivo Fabrizio Mazzotta ci aveva messo nello stesso, a fare questi due fratelli, questi due gemelli, certo. E c'è una cosa che nessuno sa, l'abbiamo detto un paio di volte in radio, la dico anche stavolta, è una sola battuta che forza andiamo, a un certo punto nel buio Corrado mi fa: la doppio io. Perché eravamo tutte e due alle GIO, ma dovevo parlare soltanto io. L'abbiamo fatta, l'ha fatta lui al posto mio, e Fabrizio ha fatto: bene, andiamo avanti. È andata quindi in onda. Una battuta invertita, ma nessuno se ne è accorto. È andata in onda. È nel cofanetto, quindi vabbè, questi sono gli easter eggs, quelle cose che ci stanno un po', le uova di Pasqua, le sorprese che escono fuori dal doppiaggio, gli aneddoti che fanno tanto piacere ai nostri amici. Io vi assumo come controllori di Facebook, perché sono tutti contenti, perché io, avendo 94 cose da fare, non riesco mai a stare al passo con Facebook, perché devo stare invece al passo, preferisco stare con WhatsApp, dove Francesco da Barletta ci ha mandato il suo controsenso.
selfie, allora lo salutiamo. Ciao, ciao Francesco, ma non è l'unico, perché anche Enrico da Cavallino in provincia di Lecce ci ha mandato il suo controselfie, ci sta seguendo dal divano e quindi siamo tutti belli rilassati. Si vede? E questo è bellissimo. Lui è Marco, Marco da Canicattì, Sicilia, tanto sud che ci segue, veramente bellissima Marco, questa cosa. Sicilia. E poi fammi vedere se qualche cosa. No, questo è il flash mob che faremo tutte le web radio italiane sincronizzate all'unisono domenica 5 aprile 2020, quindi domenica questa alle ore 11. Abbiamo un flusso di un quarto d'ora che abbiamo preparato tutti uguale e lo manderemo bello tutti insieme su tutte le, se accendete una qualsiasi web radio domenica alle 11 troverete lo stesso flusso d'audio per dire che noi vi irradiamo da bracci e questa è la nostra maniera per dirvi che stiamo insieme a voi e che vi facciamo compagnia. Sono le 22.28, siete in diretta su Radio Cigliano, state ascoltando Dopo Cena con Davide Lepore e Gianluca Crisafi. Io adesso disannuncio il brano, datemi un secondo che i Coldplay ci devono lasciare purtroppo, ma torneranno sempre sulle frequenze di Radio Cigliano. I Coldplay, viva la vita, è l'augurio che Gianluca fa veramente di cuore, ma tutti lo facciamo di cuore, vediamo l'ora di mandare a fancina sta situazione, di ritrovare una situazione normale. No, a fancina no. No! Beh, però sì, scusa, la rimandiamo al mittente. Ah, vabbè. No, no. La rimandiamo al mittente, perché vabbè. Allora, vado io col controllo di Facebook. Vai! A parte, mi fa molto ridere perché, penso capita anche a voi, c'è la traduzione automatica dei messaggi e non capivo perché Claudio avesse scritto l'educazione sessuale vince. E perché l'ha scritto? Sex Education Wins, che ha fatto vedere l'Oscar Davide. Io saluto anche Tiziano De Martis, che sta scrivendo tantissimo, grazie, sì, grazie tante, anche se Luca Marchisio, che ha visto una cosa di Michael Peña, un saluto a te Luca, David Mosconi, che conosco personalmente, poi c'è qualcuno, Davide, che ti segue su Facebook, Desiree Francolini, che dice vai di barbecue. Sì, esatto. Che è un altro che faccio, che posto le foto di quando mi faccio i barbecue in terrazzo. Ah, perfetto, perfetto. Pensavo James fosse una cosa Garofalo, un saluto Davide, sei ciao, meglio. Ciao James. E poi, sempre da Scarlett Blake, Francesca, Davide, sai bene quanto adoro il tuo Mark in Nightmare 5. Quello dei fumetti, per capirci, fantastico. E poi un saluto comune per me e per Davide, Enrico Chirico, un collega, un amico, un bacio grande a Enrico. Grande Enrico. Ciao. E anche a Erika, che sarà lì con lui. E beh, Davide, Michelle, Rizzo, ti mando un bacio. Grazie. Vi rubo due secondi veramente per ricordare che Dopo Cena con è in diretta video anche sulla homepage di voci.fm, il sito delle voci italiane con più di 2000 profili di speaker e doppiatori, un blog pieno di news e tanti servizi per chi lavora al microfono. Basta cliccare su www.voci.fm o scaricare l'app gratuita per iOS e Android, e con voci.fm su Radio Cigliano c'è Voxil Voce Gola, l'integratore alimentare a base di Erisimo, il nostro alleato per aiutare a mantenere il naturale tono della voce. E questa è come ricordo, sono dei piccoli scambi di link che facciamo semplicemente perché in questa maniera c'è più visibilità. È un hacker strepitoso, ragazzi, più bravo di quelli che hanno paralizzato il sito dell'INPS, perché riesce a farmi squillare il telefono in diretta come per magia. Oddio, il dilemma amletico. Christian! Alessio, Alessio, amico mio. Ciao! Perdonami, stavo recitando l'Amleto in chiave culinaria. Cioè, siamo a casa, allora sperimento. Ma comunque, Alessio, sono contento di essere qui. Grazie, sì, grazie, grazie. Saluto il tuo pubblico. Grazie. I tuoi ospiti, amici. Sono da Davide Lepore. Ecco. Ciao, di Giorgia Lepore. Meno male che uno in famiglia bravo c'è. Oddio mio, che... Davide, io sono il re dell'ironia. No. Il re dell'ironia. Sì, sì. Ricordiamo che Davide, tra i vari doppiaggi, oltre quello di Griffin, ha doppiato anche Jack Black in Orange County. Sì, sì. Passiamo sì presso Gianluca ecco Crisafi, sì, bambino prodigio, a 10 anni recitava, ballava, cantava. Beh, a 11 non sapeva fare più un cazzo. Ma no, sei bugiardo, dillo che sei bugiardo. Sono vero, amico.
Ma che ironico! La voce di James McAvoy. Crescentini gli ha tolto il saluto per un mese. Può essere. Passione così importante, amici miei, io ovviamente scherzo. Dovete sapere che ogni tanto, ogni giovedì, sì, c'è sempre qualcuno che vuole farsi sentire sotto banco? Sì, in videochiamato, ovviamente siamo a casa e ho questa sorta di elfo con la diarrea. Vabbè, sentiamolo. Leggi testa di minchia e non mettere appoggiature. Non mettere appoggiature, che spengo. Va bene, è tutto spacciato. Noi non dovremmo neanche essere qui. Infatti non dovremmo essere qui. Vai a cagare. Alessio, Davide, Gianluca, il mio tempo è finito. Meno male. Ti ricordo, non sono luoghi comuni. No, mai. Perché i luoghi comuni, sì, nascono da realtà conclamate, sì, che si ripetono nel tempo. Buonanotte, amici miei. Buonanotte. Mi raccomando. Ciao, buonanotte. Ciao, Madonna, che irruenza, attacca subito. Io veramente non capisco, sono così un po' anche imbarazzato. E vi ricordo che su Radio Cigliano Cristian Incazzante è interpretato da Angelo Venezia, 22:33 in diretta su Radio Cigliano. Siete all'ascolto sulla radio e alla visione su Facebook di Dopocena con Davide Lepore e Gianluca Crisafi. Roba da doppiatori non è una fanpage, non fanno fandab, è un progetto di supporto, divulgazione e valorizzazione del mestiere del doppiatore. Il loro claim è: diamo voce alle voci. Seguiteli sui social, dove troverete, oltre alle loro interviste, tanti contenuti di approfondimento e divulgazione per diffondere e valorizzare la cultura del doppiaggio. E poi abbiamo Voci Animate, un brand creato da James Garofalo, che è stato più volte direttore artistico in occasione di eventi legati al mondo del doppiaggio. Agisce come intermediazione tra l'organizzazione dell'evento gli ospiti, assumendone la totale gestione. Volete i doppiatori ai vostri eventi, oppure siete doppiatori e vi hanno invitati a un evento? www.vocianimate.it. Roba da doppiatori propone per Gianluca quest'immagine. Ci sono tre tuoi amici che tu conosci molto bene: Michael Peña, Kevin Levin, si dice così? Sì. Kevin Levin e poi Curtis Holt, ecco, Kellum. E ti chiede: qual è stato più di soddisfazione doppiare e qual è stato più difficile? Allora, beh, il primo in assoluto, ma è l'attore insieme a Jesse Tyler Ferguson, quello di Modern Family, che mi piace doppiare di più. Michael Peña è un attore che sa fare qualsiasi cosa. A me fino adesso è capitato, anche una volta grazie a Davide, dove l'ho doppiato in un cartone animato per Netflix, Next Generation, dove facevo un cane, perché in quel caso Michael Peña doppiava un cagnolino, e quindi in quel caso lì, un po' come Bossolo, ero un cane, molto volgare, molto divertente, mi sono ammazzato. E poi lavorare con Davide è un piacere, come sempre. E poi in altri film non fa sempre la stessa cosa, è un attore completo, straordinario, difficilissimo. Bello. Da seguire, però quando esci dai turni in cui doppi un attore così, sei stanco ma felice. Eh sì, perché poi noi siamo sempre messi alla prova, perché tutto cambia, no? Non è che un attore che fa un ruolo poi cambia ruolo, anche lui si deve ridisegnare per il ruolo che fa, e noi li vediamo a volte crescere e cresciamo con loro, e questo è bello, perché sono degli amici che ti porti dietro, e come loro apprendono e riescono a migliorarsi, a fare una quadratura del cerchio sempre con la loro arte, poi lo facciamo anche noi. Mentre invece per Davide... Posso fare due saluti un attimo al volo? Vai al volo. Perché se no mi scordo, assolutamente. E allora, volevo salutare prima di tutto, che saluta sia me che Gianluca, un nostro fratellino meraviglioso, Matteo Salvemini, che ci sta guardando. Ciao, Matteo! Che vi dice se lo salutate, ma certo! Un grosso enorme a te e a mamma, e veramente un bacione abnorme a voi. E poi volevo salutare Livia Toti, che ci sta guardando. Ciao, e aprire una piccola parentesi, se mi concedi, Ale. Guarda, facciamo una cosa, esariamo la roba da doppiatori, perché c'è la loro emoticon, e dopodiché andiamo con quell'altro, con quello che c'ho tutto pronto qua, così possiamo far vedere anche delle immagini. Allora, che bello. Sì, roba da doppiatori fa vedere tutto questo per te. Vabbè, ci abbiamo Milhouse e Chris Griffin, ovviamente, e poi ci abbiamo Miguel Angel Muñoz, Robert Arenales. Qual è stato quello che è più difficile, quello che ti dà più soddisfazioni? Allora,
Ma è difficile, no, perché io con Milhouse e con Chris mi diverto come un pazzo. Forse la cosa difficile all'inizio fu trovare la voce giusta per Milhouse, perché se molti fan lo sanno, sono molto diverso da quello che è l'originale in realtà di Milhouse. Chris è stata un palese tributo a Lisa Simpson, perché lei parla così e io sono al maschile, sono molto simile come cosa. Robert è stato un personaggio divertente, bello da fare in Paso Adelante, era una serie molto, molto divertente, molto bella da fare. Difficoltà no, ripeto, forse la cosa più difficile è stata trovare all'epoca insieme a Tonino la voce di Milhouse, quella, la voce giusta. Quanto per Milhouse ci avete messo? Te lo ricordi quanto tempo ci avete messo a trovare la voce giusta? Ma guarda, non riuscivamo a capire, perché questo era sto bambino un po' coglioncione, un po' così, e non sapevamo veramente, non provavamo delle cose, ma non a parte che all'epoca tutto immaginavamo tranne che i Simpson sarebbero diventati quello che poi sono diventati. Stiamo parlando del 92, era sta serie disegnata, poi i primi episodi erano disegnati bruttissimi, cioè non pensavamo che diventasse quello che è diventato dopo. E cercavamo una voce, non riuscivamo a trovarla, e io a un certo punto feci soltanto questo, feci così, un sospiro. Tonino mi guardò e mi disse: ma ci riesci a parlare così? Il fatto così come? Dice: perché hai fatto tipo tre note insieme mentre sospiravi? Prova un po' a parlare. Abbiamo cominciato con questa cosa. E alla fine è fuori la voce di Milhouse. Come si costruisce un mito, sì. Ragazzi. Ma tu lo sai che la cosa più bella, questa è una cosa che racconto sempre, andai in Sicilia un po' di tempo fa, parecchio tempo fa, a Sciacca, e lì tutti sapevano che arrivava il doppiatore di Milhouse, e un ragazzo si avvicinò quella sera e mi chiese di dirgli una battuta con la voce di Milhouse. E io gli dissi la battuta e lui mi guardò e mi disse la cosa più bella che mi sia mai stata detta. Mi guardò e mi disse: Madonna, ma sei uguale. Questo è come a me che mi dissero: fai il doppiatore, sì, e fammi Bombolo. No, aspetta, non è esattamente poi quello. Questa cosa tra doppiatore e imitatore, sì, però lui che mi disse: Madonna, ma sei uguale, è rimasta una cosa storica. Ma il doppiatore, veramente. Ma l'hai mai doppiato Jack Nicholson? Sì, sì. Infatti, no, un attimo, è pazzesco, perché a volte ci confondono. Senti, non è che ci confondono, è quando ti dicono, per esempio: tu hai fatto il doppiato Shining? Sì. Mi fai sentire la voce? Sì, è uguale. C'avevo 35 anni di meno. Cosa ti faccio a me con Kenny Guerriero, che è stato un altro errore di valutazione, quando lo vidi la prima puntata dissi: questo non lo vede nessuno, capito? Nessuno al mondo lo vede, proprio errore di valutazione. E poi adesso mi dicono: mi fai Ken? C'avevo 18 anni e avevo la voce molto leggera e facevo un po' il mago pancione C, capito, per farlo. Quindi è irripetibile quella voce, non esiste più. Senti, insieme a voi voglio anche far vedere l'home page dell'Istituto Spallanzani, parlando di Livia, parlando di quello che stiamo facendo. Livia, sì, che io voglio ringraziare pubblicamente, perché grazie, Livia. È una delle responsabili delle Voci del Cuore, e che sta facendo insieme a Viviana Barbetta, Ilaria Stagni e Laura Romano, diciamo loro sono le quattro capocce di questa onlus, stanno facendo un lavoro incredibile e meraviglioso, e soprattutto in questi giorni che stiamo a casa loro stanno smistando video, cose. Ne abbiamo fatto tutti questi video per raccogliere fondi per lo Spallanzani, e devo dire Livia ha fatto veramente un lavorone, senza togliere niente chiaramente alle altre tre, ci mancherebbe, però volevo ringraziarla pubblicamente e salutarla e darle un bacione abnorme. Grandissimo. Questa è la pagina dell'Istituto Spallanzani, www.inmi.imola.napoli.milano.imola.it. Cliccate dove è rosso, c'è scritto fate una donazione. Arrivate dalle infermiere sorridenti, che non vedo l'ora di conoscere, perché mi piacerebbe stringerle veramente, perché credo che adesso abbiano bisogno di un abbraccio forte, perché non sorridono più così in questo momento. Scendendo riuscite a trovare queste due possibilità di scegliere una donazione, sia per la attività assistenziali o ricerca sul Covid-19, e cliccando vi porto adesso in questa pagina. Se
6.211 donazioni, ma oggi mi ha detto Ilaria Stagni che tra tutte e due le donazioni possibili stiamo sfiorando le 10.000 donazioni. Wow, grande! Due settimane è poco, quindi siamo molto contenti. E vi faccio vedere questo, qui c'è l'IBAN, se volete fare una donazione un po' più corposa con l'IBAN sicuramente la fate bene. Ma se avete poco, ragazzi, guardate qua, un euro è la donazione minima, sì. Un euro, un caffè, quello che non andiamo a prendere al bar in questi giorni, quello che lo risparmiamo. E allora, no, loro hanno bisogno, e come dico sempre anche nelle dirette casuali, non tanto perché hanno bisogno, perché sono l'eccellenza italiana, ma perché hanno proprio bisogno di soldi adesso, sì, di sì, risorse. E quindi date quello che potete, ognuno di noi, e questa è una ottima causa veramente. E poi facciamo vedere anche la pagina Facebook Una Voce per lo Spallanzani, qui scendendo e girando e scartabellando ci sono tanti di noi che hanno fatto dei video di promozione, sì, nei quali diciamo, assolutamente sì, tutti l'abbiamo fatto noi, vero? Sì, siamo riusciti, infatti, anche a coinvolgere un po' di amici attori, cantanti, dialoghisti. Esatto. Al motto che vale adesso come l'altro giorno e come tutto questo periodo, dona e resta a casa. Esatto. Utò mio fratello. Utò mio fratello. E come c'è lo mio marito. E come c'è lo mio marito. Un po' la stessa cosa. Ci scrive parecchio anche un Lorenzo Cigliano, è parente anche lui? Oddio, Lorenzo Cigliano. Sì, ho letto prima sui primi messaggi. Ma dai, approfittiamo per salutarlo. Salutiamolo. E identificati. Identificati, come si dice come dicono i poliziotti, no? Identificati. 22 sì, sì. E 43, siete su Radio Cigliano. Questo è Dopo Cena con, la trasmissione del giovedì. Di solito accanto a me, qui a portata di braccio, di allungare il braccio, ci sono i miei amici e fratelli del doppiaggio e colleghi con i quali dividiamo tanti anni. Abbiamo diviso tanto leggio, ma anche tanti anni di vita. Oggi sono, come potete vedere, inscatolati in riquadri, come mi sono messo anch'io, ovviamente, perché non possiamo uscire, ma vogliamo essere insieme a voi. Assolutamente. Tocca a... Aspetta, saluti. Allora salutiamo Mela. Melissa, no, prima fai tanto. Melissa, immagino insieme anche al mio gnomo e la mamma del mio gnomo e il mio gnomo che ci stanno guardando. Ciao. Mando un baciozzo enorme. Mio nipote, ciao Giacomo. E poi c'è Trillo che ci sta guardando, c'è Laura Melaproscio che ci sta guardando, mandiamo un bacione anche a lei. E poi vabbè, Alessio che è ritornato a guardarci e un po' di gente che ma ci prima guarda. Facciamo partire la canzone, no? Sì, perché altrimenti non ne fuori onda possiamo barcamenarci. C'ho anche tipo 70 contro selfie da mandare in onda, non so quando riuscirò a farli. Veramente siamo tantissima gente e siamo contenti. Davide, che numero carico? La 4. Lo sapevo. Ma tu sei, come dire, non possiamo anticipare, diciamo un suo fan sfegatato? Assolutamente sì. Quindi nel soprannome ti riconosci te dei fan sfegatati di questo assolutamente artista? Assolutamente, adesso appena parte poi ti racconterò anche qualcosa. Perché l'hai portata, Davide? Perché è un cantautore che adoro, è stato la mia infanzia, è stato la prima volta che sono scappato di casa a 11 anni per andare a vedere un suo concerto. No, è un pazzo furioso. adoro e se penso a tutto quello che è successo in quest'ultimo Sanremo, a proposito di una persona che neanche voglio nominare perché non ha fatto niente di nuovo rispetto a quello che hanno fatto tanti grandi artisti prima di lui, lo adoro, è una persona, lo trovo, ha scritto delle canzoni meravigliose, sì. Sarò un romanticone, sarò quello che è, però adoro. E della sua discografia sterminata, perché ha cominciato negli anni 70, veramente è uno di quelli che ha 40 dischi credo alle spalle almeno. Lui ha fatto anche un film sulla sua vita, è vero, e io ho doppiato lui da piccolo. No! Sì, e io quando arrivai al turno e vidi che stavo doppiando lui, fu una delle cose più belle della vita. Perché ogni tanto succedono quelle cose che dici, vedi, sì, il mio lavoro mi porta a coronare veramente un'ambizione, un successo. Poi ho avuto la fortuna di conoscerlo, perché quando appunto, come dicevamo prima, quando morì Alex, insieme al fratello organizzammo il concerto dei Fori Imperiali, lo organizzammo insieme io e Guido, il fratello di Alex, e lui chiaramente, che era un grande amico di Alex, era presente e l'ho potuto conoscere di persona e ho avuto la conferma
e di quello che mi trasmettevano le sue canzoni, di una persona meravigliosa. È vero. E allora, tu non sei andato a scegliere uno dei brani minori, ma uno dei brani maggiori della discografia, credo, di questo... Credo il più bello in assoluto. Sì, forse il secondo. Poi c'è per me, versione live, dove ha tutto un discorso finale, dove io ero presente appunto a 12 anni, 11 anni, non mi ricordo quanti. E credo che tu abbia preso non la live. No, sono in studio, fammela annunciare, poi ne parliamo nei fuori onda. Questo è Renato Zero con Il Cielo su Radio Cigliano. Quante volte ho guardato al cielo. No, poi parte con questo soffiato in questa canzone che è meraviglioso. Vabbè, guarda. Riviti. Senti, tu prima hai nominato Paso Adelante, e il nostro amico Francesco da Barletta ti chiede: che ricordo hai, cosa ne pensi proprio del doppiaggio della serie TV spagnola Paso Adelante? Allora, è stata una delle esperienze che mi ha fatto più incazzare sulla faccia della terra. È successo? È successo che comprarono, Mediaset comprò i diritti, e era una serie che parlava di comunque di una scuola di arte in Spagna, e molte cose vennero edulcorate, molte scene vennero tagliate, addirittura molte cose di sfumature dei nostri personaggi, delle cose furono comunque edulcorate, per cui non andò in onda come era in realtà la serie, come era stata pensata e girata. Certo, esatto, non trasmetteva il messaggio che doveva trasmettere. Ti faccio un esempio stupido: c'è una in una scena, io sono stato insieme a una ragazza, questa ragazza torna in camera dalle sue amiche e parlano delle dimensioni di qualcosa, esatto, e fanno proprio un gesto, fa proprio questo gesto così. Sì. Nella versione italiana è diventata, ha un modellino di una macchina sulla mensola, molto bella, molto particolare. Ma quante volte l'abbiamo fatta sta roba noi nei nostri doppiaggi, che diciamo, ma non dice esattamente questo, capito? Edulcorata, ma in una maniera... Lo so. Lui era un personaggio, era stato accusato di violenza sessuale su una ragazza e... entrava in tribunale urlando: non l'ho violentata, non l'ho violentata, non sono stato io. Nella versione italiana è diventata: non ho abusato di lei, non ho abusato di lei, perché la parola violentare non si poteva dire. Beh, ma tu ti ricordi dov'era? Aveva un esercizio di recitazione che non gli riusciva, perché doveva interpretare una donna violentata, e quindi, dato il passato che aveva avuto, per lui era difficile fare questa scena. Nella versione italiana è diventata che per lui era difficile farla, perché essendo uno figo macio, interpretare una donna non gli veniva. Aspetta un attimo che disannuncio, aspetta un secondo. Il Cielo, Renato Zero, un brano del 1978, 78, di uno dei 78. Più grandi artisti. Perché è romano, dite? No, perché è bravo, perché è uno che si è fatto una strada da solo, ha creato un personaggio in un momento... Adesso è facile fare il personaggio, capito? Adesso è facile mettersi le tutine e cose. Capito, vai a fare Sanremo. Adesso quando lo facevi nel 78 le cose erano due: o passavi o eri cancellato completamente. Ma voglio dire, ragazzi, stiamo parlando di gente come Renato Zero, David Bowie, lo stesso Freddie Mercury, gente che l'ha fatto prima di questo... Elton John prima di questo pseudo... Vabbè, dai, io mi sono divertito però, Achille Lauro mi ha fatto divertire, su, diciamo la verità. Signore e signori, sì, lo so, però a volte ritornano, a volte era stato Pezzulli che l'ha tirata su, che io sono re del mondo, improvvisamente Achille Lauro è tornato su. Io invece mi leggo, così risponderò anche a una ragazza su Facebook, che appunto prima gentilmente faceva i complimenti per The Orville, al discorso che ha fatto Davide, ma addirittura più in grande. The Orville è una serie molto divertente, ideata, girata, interpretata da Seth MacFarlane, che sarebbe poi il doppiatore di tutti i Griffin. Quasi tutti, sì. Quasi tutti i Griffin. Lui è famosissimo, ha fatto questa serie che è una parodia di Star Trek molto molto bella, e io mi aspettavo a dicembre di fare la direzione della terza stagione, e mi è stato detto che non si sa che cosa succederà, perché dal momento che la Fox è stata assorbita dalla Disney,
ci sono degli argomenti che tratta la serie che non possono essere trattati, ad esempio sull'astronave uno dei protagonisti, doppiato da Simone Mori, è sposato con Alessandro Budroni, sono due alieni maschi. Lo so, c'è Star Trek, la serie che faccio io, Star Trek ragazzi, Star Trek, no, il mondo del futuro qua, Star Trek dove ci sono due che stanno insieme, due uomini che stanno insieme, succede. Siccome c'è questo, loro due che hanno anche una figlia, anzi un figlio, una bambina nata maschio e rioperata femmina, cioè anzi femmina rioperato maschio, ci sono dei argomenti molto forti, però trattati in maniera molto delicata, che non possono essere trattati in questo momento e quindi al momento è sospesa, benché abbia avuto un successo pazzesco negli Stati Uniti e anche in Italia, forse la faremo il prossimo anno, ma non è detto. Avviva, allora io voglio farvi vedere una cosa adesso, fatemi riprendere il suo messaggio perché vi descrivo, vabbè me la ricordo la cosa come funziona. Allora, Marco Lorenzetti, che è l'autore della mascotte delle Voci del Cuore, è un grande illustratore veramente che ha fatto tante cose, propone questo quadro. Adesso io vi dico anche un attimo, perché dice, se volete commentarlo commentatelo, se no guardatelo soltanto e dite che impressione vi esce fuori. È un quadro di moderno di George Tucker, si chiama Gypsy, 1951, tempera all'uovo su pannello ed è conservato in una collezione privata e ci chiede un po' tutti quanti, mi ci metto anch'io veramente insieme a voi, di descrivere questo quadro. Io lo trovo di una luminosità strepitosa, veramente ha dei colori incredibili, bellissimi, dei colori veramente incredibili. Sto notando adesso un'ombra sull'arancione, la vedete anche voi? Sì, c'è un'ombra d'uomo, un'ombra in piedi, un'ombra in piedi, sì. Quindi una specie di forse una guida o comunque un conforto, come se fosse adesso, no aspetta, ho capito che cos'è, non è una guida, è quell'arancione, è un drappo e dietro si vede in controluce che c'è qualcuno in piedi, qualcuno, sì. Molto bello, sì. Gypsy, questa è una gitana ma bella, ci piace far vedere anche un po' d'arte contemporanea perché giustamente dice il nostro amico Marco, sai tutti sono buoni a parlare di Monet e di Manet, ma quando ci stanno delle cose degli anni 90, del 1900, del secolo scorso, nessuno secolo scorso, eh certo. Sì, che nessuno le analizza bene, grazie veramente per questa bella situazione. Allora, grazie Marco. Io adesso vi devo portare nel dorato mondo di Proust, Marcel Proust. Attenzione, allora prima pronti. Che partiamo con Proust, saluti velocissimi. Vai. A Daniela Crab che ci sta guardando, a Sara Ray che ci sta guardando, un bacio speciale per Sara. E Giannino è arrivato adesso, Giannino di cui parlavamo prima a proposito del suonare e cantare con Alex, ci sta guardando. Ciao Giannino, spero di arrivare all'isola del Batagosto, spero che tutto questo sia passato e poterti abbracciare forte forte, da un bacio a Papa Oreste mi raccomando. E Gabriele Sorrentino che ci sta guardando, che ci saluta. E senti, c'è Ignazio. E una cosa velocissima a proposito di Seth MacFarlane di cui parlavi tu prima, Gianluca, prima qualcuno ha scritto, Davide tu doppiavi Seth Green in Buffy, doppiavo Oz, era il personaggio doppiato da Seth Green. La cosa divertente è stata che quando mi sono ritrovato poi a doppiare i Griffin, in originale Chris Griffin è doppiato da Seth Green. Hai capito? Senti, c'è il nostro amico James che gli ho detto, sai questa sera c'è Lepore, e lui ha preparato questo controselfie, credo che abbia un attimo frainteso che tipo di Lepore c'era. James, smettila! La parte bella James. Della famiglia! La parte, sì, infatti. Senti, c'è il nostro amico Ignazio sulla chat di Facebook che dice, Davide, se puoi fargli una piccola dedica, ti ha scritto una frase, l'hai trovata? Aspetta, verso gli ultimi, Ignazio Rumore. Eccolo, e anche la frase per aiutare. Aspetta che te la faccio fare su bianco, ti tolgo la base, vai pure. Sì. Ciao Ignazio, sono Milhouse, un saluto da Springfield. Grande, potete allora, chiedere. Vado avanti io, Daniele Perrone, un saluto, una figura di grazie, Alessandro Interlicchia, è un piacere stare qui con Alessio e tenervi compagnia. E per il momento qua, poi vado avanti. Ah no, aspetta, Andrea Abate, devo ringraziare Gianluca per il suo lavoro con Kevin Levin della serie Ben 10. Bello, grande. Grazie. Guarda quanti amici che vi stavano aspettando, veramente. E aggiunge una frase che noi amiamo molto, che ha fatto parte della mia infanzia.
e Davide per Viral in Gurrella Khan. Che cazzo è? Non lo sappiamo, se non lo sai te. Gurrella Khan ci sono anch'io, abbiamo fatto una serie insieme, Davide, non lo sapevamo. Niente. Cos'era Gurrella Khan? È ambientato su un'astronave, io mi ricordo solo che il mio urlava tanto e voleva bombardare tutti. Ah sì? Mm. Sì, sì, sì. Ma sì, sicuramente l'abbiamo fatta o con Fabrizio Mazzotta o con... o con Massimo Corsa, che era un anime. No, 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 credo che fosse con Giugi Castagna. Sì, come no. Salutiamo. Ciao Giugi. Tra l'altro Giugi sta mettendo delle fotografie fichissime sui social in questi giorni. Sì, sì, sì. Quella di Milano. Bellissima, bellissima, bellissima. È un genio. E poi, adesso lo possiamo salutare di prima, non volevo annunciarlo perché ci stava guardando sin da prima, fino alla telefonata, ancora ad Angelo Venezia, grazie, sei bravissimo. Angelo, grande. Grandissimi ospiti, sei veramente carino, grazie. Ma sei bravissimo. Allora, però voi state allungando il brodo perché vi state un po', ve la state un po' facendo sotto, perché io qua ho un foglio in mano che questo deve essere declamato e voi dovete rispondere. Il questionario di Proust, che cos'è il questionario di Proust? Un'amica adolescente di Proust nei primi anni dell'Ottocento, nel primo ventennio dell'Ottocento, quando Proust era giovane, gli propose delle domande trovate su una rivista inglese che parlavano della sfera personale. Lui rispose, mise via il tutto, vent'anni dopo riprese il tutto, senza guardare le risposte che aveva dato, rispose nuovamente. E che si accorse, oggi diremmo grazie al, ma all'epoca era tutto una scoperta, che la vita ti cambia e che quindi quello che tu fai, le risposte che dai oggi, magari fra 20 anni, che per loro erano 50, ma anche fra 3 mesi, potrebbero essere diverse perché sono mutuate dal sentimento e dalla vita che stai vivendo in questo momento. Vi ricordo che la formula è quella del botta e risposta, quindi non argomentate, siate elementari, sintetici. Proprio sintetici, bravissimo. Chi dei due vuole cominciare? Diamo spazio agli più anziani. Vedo che non reagisce Davide. Vedo che non reagisce. Si è paralizzato. Questa è l'amicizia, cioè, con amici come Gianluca, i nemici non servono. D'altronde, come si dice a Roma, amico amico, no? No, no, ma con amici come lui, i nemici non servono. È vero. Ti fai subito dei problemi. Allora vi do Guarda, Alessio, almeno mi aggancio a questa cosa che ha appena detto. Io ho una micro comitiva, siamo in quattro e ci chiamiamo lo Shit Clan. E io mi chiamo PDM, il mio soprannome, perché è proprio pezzo del merda. Ogni tanto esce fuori, lo devo dire, dai. Comunque saluto lo Shit Clan. Adesso metto in difficoltà Davide, nunziante valoroso, grande esperto di Disney. Ci dice, ciao a tutti, voglio ricordare che Davide da bambino ha doppiato una delle più belle produzioni Disney, L'Asinello. L'Asinello, era un cortometraggio della Disney, molto non bello. Non ti ho messo in difficoltà. No, era un cortometraggio, no, guarda, io due cose ho doppiato Disney, L'Asinello e Penny di Bianca e Berni. Sono cose che rimarranno nel cuore sempre, quando doppi cose Disney non te le dimentichi. Dunque, chi dei due vuole iniziare? Inizia quello più giovane. No, ho detto spazio all'anzianità. Vabbè, dai Davide, dai sto schiaffo morale. Vabbè, dai. Dai. Allora, signore e signori... Ma adesso tu fai la domanda e rispondo io, risponde lui, o prima tutti a adesso me? Io poi la... No, io adesso faccio la domanda prima a te e poi a lui. La seconda sarà prima a lui e poi a te. Ognuno rimane secondo, ognuno è secondo una volta, ok? Va bene, ok. Allora, signore e signori, sono orgoglioso dai microfoni di questa modesta web radio di annunciare che stiamo per dare vita al questionario di Proust per Davide Lepore e Gianluca Crisafi. Davide, il tratto... è bello. Davide, il tratto principale del tuo carattere? La simpatia. Gianluca, il tratto principale del tuo carattere? La generosità. Gianluca, il tuo principale difetto? La permalosità. Davide, il tuo principale difetto? La permalosità. Fratelli gemelli separati alla nascita proprio. Davide, la qualità che vorresti avere? Essere più alto. Gianluca, la qualità che vorresti avere? A volte essere più tollerante. Gianluca, la tua occupazione preferita? Doppiatore. Davide, la tua occupazione preferita? Papà. Davide, cosa detesti più di tutto? L'incoerenza. Gianluca, cosa detesti più di tutto? L'incoerenza. Gianluca, la qualità che apprezzi in un uomo maschio?
Attento. Attento. Difficile da trovare forse in un uomo, però la dolcezza di essere un genitore. Davide, la qualità che apprezzi in un uomo? Torno al discorso di prima, la coerenza. Davide, la qualità che apprezzi in una donna? D'essere una brava mamma. Gianluca, la qualità che apprezzi in una donna? La capacità di riempire quasi ogni singolo pensiero. Gianluca, dov'eri nella tua vita precedente? Mi auguro e spero nello stesso posto in cui mi trovo adesso. Davide, dov'eri nella tua vita precedente? Probabilmente su una barca in mezzo al mare. Davide, come percepisci il tempo? Vivo l'attimo. Gianluca, come percepisci il tempo? Incontrollabile. Gianluca, il tuo eroe nella vita reale? Mio papà. Davide, il tuo eroe nella vita reale? Mio papà. Davide, il tuo motto? Ma forse sarò banale, ma non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. Gianluca, il tuo motto? Cogli l'attimo. Gianluca, il tuo sogno di felicità? Vedere mio figlio felice. Davide, il tuo sogno di felicità? Mio figlio felice. Davide, il tuo colore preferito? Verde. Gianluca, il tuo colore preferito? Il nero non è un colore, quindi dirò rosso. Dice che non è un colore, perché non sta scritto? Perché il nero tecnicamente non lo è. È però vero, è anche il bianco mi sembra. Ma il bianco, sì, esatto. Anche il bianco. E Gianluca, cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? Rifai quasi tutto quello che ho fatto. Davide, cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? Questa è tosta, Questa è tosta. Mi consiglierei di incazzarmi di meno. Davide, come vorresti morire? Nel sonno. Gianluca, come vorresti morire? In pace, con la consapevolezza di aver fatto tutto quello che andava fatto. Ammazza che risposta che ha tirato fuori. Ed è questo era il questionario di Proust per Davide Lepore e Gianluca Crisafi. Il modo, la maniera. Ta sfoderata proprio, ha sfoderata. Là così. 23.04 in diretta su Radio Cigliano, questo è Dopo Cena con Davide Lepore e Gianluca Crisafi. Gianluca, il tuo quarto pezzo. Li passiamo tutti, ci allunghiamo un pochino, eh? Dai, tanto io non mangio fino a mezzanotte, sì. Va bene. No, io devo uscire, ragazzi, devi uscire, sì, c'è l'appuntamento alle 11:30 sotto casa. Allora, mettiamo la 1. La 1, perché questa? Questa non la conoscevo per niente, perché? Non la conoscevo neanche io, perché una persona circa 4 mesi fa mi scrisse un messaggio da un treno e mi disse... E sto ascoltando questa canzone, non far caso al testo, non c'entra niente quello che dice il testo, ma non so perché la immagino cantata da te. Mi sono innamorato di questo pezzo, mi sono innamorato di lei, che è la persona che è accanto a me adesso, ed è diventato un pezzo immancabile per anche nelle serate acustiche dei Timeless. Ah, quindi l'avete poi messo in pratica, l'avete messo in note? Sì, perché quando mi ha detto questa cosa, ha fatto questa specie di dedica via messaggio, non stavamo ancora insieme. Okay. Poi la cosa si è concretizzata, per fortuna, e al primo concerto, anzi al secondo concerto in cui lei è venuta, perché al primo non me lo ha detto, è sbucata dall'Umbria senza alcun preavviso, ma al concerto successivo, dove avevo la certezza che lei fosse lì, gliel'ho fatta anche un po' improvvisando, grazie soprattutto a Trillo, che l'ha montata in chiave acustica molto molto bene, ed è diventata
ascoltato un nostro pezzo adesso. Allora, ed è un pezzo di Nino D'Angelo. Bravissimo. Un artista sconosciuto ai più. Allora, questo artista si chiama Barnes Courtney, ok? Giusto? Yes. E ci ascoltiamo, è un pezzo del 2017, quindi abbastanza recente. Ci ascoltiamo questa canzone che si intitola Golden Dandelions, in diretta su Radio Cigliano. C'è da capire come l'ha scovato questo pezzo, perché io non sapevo dell'esistenza di lui, veramente. Ma Serena c'ha una conoscenza musicale incredibile. Scova, sta a scovare. Mi ha rubato le parole, cioè Serena conosce tantissima musica, abbiamo dei gusti molto molto simili, ma lei ha un parco gruppi e cantanti più ampio del mio, evidentemente, e mi ha fatto conoscere sia i Nothing But Thieves che Barnes Courtney, quindi devo dire... Ma mi ha arricchito anche sotto questo punto di vista. Se io a Davide dico imparo, che cosa ti ricordi? Golden Boy. Veramente è stato un'icona. Imparo mentre pedalava. Non si poteva immaginare che diventasse un'icona, ma sì, poi sì, Golden Boy è fantastico. Io saluto Vado io, poi vediamo se ci alterniamo. Dai, faccio a Carlo Profumo, grazie per tutti i messaggi. E poi Luca Marchisio che dice a Davide che esclama: porca zozza, deviazione professionale dopo anni di Chris Griffin. No. No, ma forse se l'è portato dietro proprio nei Griffin perché era tua. No, ma anche perché porca zozza l'ho creato. Certo, l'hai creato Griffin, tu, quindi fai parte di te. È stata una mia invenzione. È parte di te. Ogni tanto noi nelle cose che facciamo e nei doppiaggi mettiamo qualcosa di nostro. Io ho il mio ma porca. Che lo metto sempre, il porca zozza. Comunque sono delle cose nostre che vanno a finire lì. Poi io ringrazio e saluto Matteo Malatesta, e sei gentilissimo. Però perché lui mi fa i complimenti per True Blood, era serie bellissima e tu eri bravissimo su Eric. Faccio mea culpa, non è vero, Matteo, ero troppo leggero per doppiare Alexander Sarsgaard. Tanto è vero che non me l'hanno più fatto doppiare malgrado 7 anni di True Blood, quindi no, è un attore molto bravo, molto figo. Tra altre cose, una volta ho doppiato un film dove i protagonisti erano Michael Peña e Alexander Sarsgaard, ma contento di fare Michael Peña, ma perché lui è un cristone di 1,98 m. Perché a volte noi li guardiamo e diciamo: questo mi sfonda a me, sì, capito? Esatto, nel centro. Cioè, a volte no, rispondiamo... ti racconto questa, Ale. Praticamente io vado a fare questo primo turno di True Blood, era la quarta puntata, ma arrivavano a blocchi di 4 le puntate, e nella quarta appunto arriva Eric, che diventa il coprotagonista di questa serie, ed era seduto su un trono. E in pratica mi dice Giorgio Locuratolo: fai questo, mi spiega il personaggio, molto etereo, molto figo, però era seduto. Certo. E facciamo l'ultima scena e basta. E in pratica dalla puntata successiva lo questo vediamo salsa, in piedi, 1,98 m, lui dice: già, abbiamo un problema, questo è un Cristo della Madonna, è un porco. Appesantisciti. Mamma mia, e là è il terrore nostro, quando andiamo a fare quei turni diciamo sempre: porca zozza, ma adesso mi spacco esatto. Veramente. Fatemi disannunciare il brano che sta uscendo. Barnes Courtney, The Golden Dandelions, in diretta su Radio Cigliano, il quarto pezzo che Gianluca Crisafi porta con tutto l'amore di cui può disporre alla vostra attenzione e al vostro ascolto qui dalle frequenze web di Radio Cigliano alle 23:10 a dopo cena con... Allora, le ultime due parole, e con la seconda poi mi aggancio a Davide. Allora, Marco Lorenzetti che mi chiede se lo ricordi che effetto ti ha fatto doppiare un personaggio come Michael Novotny in una serie non convenzionale come Queer as Folk. Non solo me lo ricordo, ma che è bella uno serie. Dei lavori a cui sono più affezionato, perché mamma fu il mio mia. Primo protagonista di una serie, è durata 8 stagioni più uno speciale, era una serie meravigliosa, la più bella serie secondo me mai realizzata sulla tematica omosessuale, però più verso gli uomini, se vogliamo. Era apripista, poi, perché era una delle primissime, non c'erano state tante serie in quella direzione.
Assolutamente, ed è stata una serie bellissima che mi manca tantissimo, anche lo stesso attore era molto molto bravo, però credo che lui come altri attori di quella serie siano stati un po' penalizzati perché poi hanno dichiarato quasi tutti di essere comunque omosessuali e sembra che tu non debba dichiararlo perché pare brutto e quindi hanno avuto una carriera relativa e lui tra tutti si è abbastanza perso, però è una serie bellissima, mi piaceva tantissimo e così lancio la palla a Davide. Luca Scanavino, che salutiamo, una domanda per Davide: ti ricordi se sì Penny in Bianca e Bernie, se è stato scelto dal direttore? E allora, seconda parte della domanda, e hai dei ricordi di Gianni Bonagura, Serra Zanetti, Marina Martello e Franco Latini? E porca miseria, rispondo porca io miseria. Lascio la palla a Davide. Allora, parto dai ricordi. Gianni, persona meravigliosa e indimenticabile, voce di Igor in Frankenstein Junior, capolavoro, uno dei capolavori del doppiaggio italiano. E Ada Serra Zanetti, moglie di Vittorio Di Prima, altra persona con cui sono nato e cresciuto, e doppiava mia mamma nella seconda versione di Via col Vento quando fu ridoppiato. Melina, che dire, Melina magica maestra. E Franco, vabbè, Franco all'epoca poi era tutte le voci dei cartoni animati, era un amico di mio padre, hanno lavorato insieme, quindi Franco l'ho conosciuto bene bene. Per quanto riguarda Penny, no, non sono stato scelto dal direttore, è successo che tutto il film è stato quasi doppiato interamente da mia sorella. E all'ultimo turno io uscivamo da scuola insieme con mio padre o mia madre, non mi ricordo, ci accompagnò e io andai a vedere il turno perché comunque era un film Disney e andai a vedere questo turno insieme a mia sorella. L'allora storico e ancora esistente Jeff, committente della Disney, e chiese a Mario Maldesi, il direttore di doppiaggio, se anche io facevo doppiaggio. Lui gli disse sì e gli disse: mi fai sentire la sua voce per eventuali altre lavorazioni? E non c'erano personaggi su cui provare, poi quando si è piccoli la voce non c'è molta differenza tra maschio e femmina quando sei molto piccolo, e provai quindi su Penny, ma perché era l'unico personaggio su cui lui poteva comunque sentire un po' la mia voce, e feci questa cosa su Penny. Jeff guardò Mario Maldesi e gli disse: lo ridoppia tutto lui il film, Penny la fa lui. E mia sorella mi ha odiato per due mesi e mezzo. Coraccia. Si è poi, no, lei si è rifatta poi perché nell'unico film in cui non l'ho doppiato io, Ricky Schroeder nel Campione, l'ha doppiato lei battendo al provino me e Fabrizio Manfredi e vinse lei il provino. Questa è una faida familiare però, è altro quando no, dicono... No, vabbè, ma lì per fortuna quando sei piccolo, sai, sì, ti divertivi. Io però voglio fare un saluto anche invece a Luca. Aspetta un attimo, facciamo una cosa, lanciamo il disco, perché altrimenti non finiamo più, che abbiamo ancora tre dischi da mandare. Quale vuoi, Davide, tra gli ultimi due che rimangono? Che mi mancano? La 2 e la 3. La 2 e la 3, oddio, aspetta, devo andare a rivedere la lista. Non te la posso far vedere in telecamera, perché la spoileriamo. La 2, perfetto. Perché, Davide, come mai? È un musical che io adoro, è una canzone musicalmente, tutto il musical musicalmente è clamoroso. E questa è una canzone di un'intensità unica e... Ne parlo perché tanto credo che le persone non molti conoscano questo brano. E è comunque il pre Mago di Oz, sì. Il musical è Wicked, ed è la canzone di lei che si immagina il momento che conoscerà il Mago di Oz, Elphaba, appunto, che è la protagonista, si immagina quando conoscerà, ed è uno, credo, uno dei brani di musical più belli che è veramente completo, scritti. È uno dei brani completi, sì. In tutte le sue partiture, veramente, esatto. Strepitoso. E lo dico io che Elphaba è anche il nome del gatto di Davide. Assolutamente sì, i miei gatti si chiamano Oz e Elphaba. Ah, perfetto, benissimo. Allora, invece qui abbiamo Idina Menzel e Carol Shelley con The Wizard and I, in diretta su Radio Cigliano. Quante volte l'hai visto, Davide? E purtroppo soltanto due. Ah, sempre a Londra? Sempre a Londra, certo. Sì, però... Poi purtroppo esistono soltanto di disco ufficiale soltanto la versione di Idina Menzel, che
obiettivamente grande artista, sì. Però ci sono state altre interpreti, altre performer come Rachel Tucker soprattutto, c'è su YouTube, se uno la volesse andare a vedere c'è una sua esibizione dal vivo e là vedi veramente che cosa vuol dire recitare cantando. Lei è vestita normalmente perché è una serata di gala, quindi non è in costume, non è truccata, però la vedi come interpreta questo pezzo, è una cosa incredibile. Trascinante. Così come quella, sì, che ho visto io dal vivo, che era Wilhelmina Verkaij, che è un'altra interprete clamorosa, che poi è la è stata la Elsa di Frozen sia in Germania che in Olanda. E una grandissima interprete, un pezzo proprio bello, bello. Senti, bello, fatemi bello, salutare anche da WhatsApp, perché ci sta Matti da Torino che fa un saluto particolare a Gianluca sperando di incontrarvi tutti e due quando verrà a Roma, quindi ci stanno salutando anche tramite WhatsApp. Molto molto volentieri, Matti. Voi come siete? Voi come, sì, siete con il rapporto con il pubblico? Siete mettete le mani avanti o siete caciaroni? Insomma, vi piace anche scambiare due parole con chi ci ascolta, ci segue? Ma... guarda, io ti ho detto, il discorso dei social è un po' più ampio e personale, quindi ho fatto questa scelta, però l'ho fatta anche per il grande rispetto che ho per le persone che seguono il nostro lavoro, perché non poter poi stare dietro a tutto quello che ti arriva sarebbe una mancanza di rispetto e mi dispiacerebbe moltissimo. Quindi se ho occasione, perché alcuni mi scrivono sul profilo dei Timeless, sapendo che comunque sono io che lo gestisco, io parlo con tutti ed è un piacere se possiamo organizzare. In passato è successo che sono venuti a Roma e abbiamo organizzato degli incontri, e in questo devo dire, mi lego anche in questo molto a Davide. Io e Davide siamo due persone che, come ci vedi qua, ci vedi al lavoro e ci vedi anche se ci incontri in mezzo alla uguali, strada. Uguali, veramente. Non siamo mai, sì, diversi da così. Davide, sei d'accordo, sì, sei d'accordo anche te, immagino, ha già detto tutto. Sì, sì, assolutamente sì. Io devo dire, mi dispiace, lo dico pubblicamente, a volte non accetto amicizie su Facebook da persone che non conosco, tra virgolette, personalmente. E in tutto questo c'è Ornella Acqua, che è una ragazza molto carina, che ha fatto una pagina fan mia su Facebook. Certo. Si può dirottare là sopra, praticamente. Infatti, cerco sempre di dirottare da quella parte. Però ecco, adesso, per esempio, mi è capitato in questi giorni che su Instagram mi hanno chiesto i fan dei Digimon di mandargli dei messaggi. A volte mi chiedono, mandi un messaggio al compleanno di mia sorella, gli fai gli auguri con la voce di... lo faccio volentieri, ma che cosa ci costa? Non ci costa niente. È una cosa che faccio veramente con piacere. Poi, anzi, io sono una persona, non si direbbe... Gianluca però te lo può testimoniare, io a volte quando mi chiedono mi fai la voce di io a volte mi vergogno, perché sì, un po' ci vergogniamo, anche sembra strano, ho una piccola comunque dose di timidezza che ogni tanto esce fuori. Vabbè, c'è un motivo se abbiamo scelto di lavorare al buio, pensando per un attimo che stiamo tutti quanti lontani, anche se ce n'abbiamo uno vicino e due alle spalle. Sì, però, sì, poi facciamo, perché anche Gianluca l'ha fatto con me, soprattutto a teatro, siamo anche attori, per cui di certo abbiamo la faccia di salire su un palcoscenico, certo, quella però ce l'abbiamo, altro, ci però il rapporto altro diretto col pubblico è un'altra cosa, non è il palcoscenico, comunque c'è la quarta parete che è vera, esatto, noi la vediamo. Quando è in diretta la cosa, un po' di imbarazzo ogni tanto c'è, però non capisco e non condivido chi tiene lontani, fanno... Anche io, veramente. Scusatemi, senza fatemi vedere... che ti seguono non saremmo niente, non faremo, esatto, questo mestiere. Fatemi esatto guardare, fatemi mettere in onda Desiree e Samuele, perché è piccolo e forse questa è arrivata un po' di tempo fa, sta fotografia, e altrimenti rischia di andare a letto. Poi abbiamo il nostro amico Alessandro che si sovrappone su noi come il grande direttore, come il direttore della sala di doppiaggio nella regia, no? Che ehi, lo vedi, attenzione, nel vetro della regia, è un po' così l'idea che mi sono fatto. Poi abbiamo Alessandro da Siracusa con le sue cuffiette che ci sta guardando, grazie Alessandro di aver mandato il ciao tuo contro selfie al 3287948796, come anche Luigi da Trani che ce l'ha mandato. Ciao, Luigi. Eccolo qua. Allora io, ragazzi, vi chiedo di... Aspetta, io voglio fare dei saluti. Aspetta un attimo, devo disannunciare. Aspetta, disannunciare che il disco... lo so, il disco va via, vola via. Devo disannunciare, aspetta un attimo.
Idina Menzel e Carol Shelley, The Wizard and I, su Radio Cigliano. È il brano, il penultimo brano che vi fa conoscere, che vi porta dentro le viscere, nell'anima di Davide Lepore, che è qui insieme a Gianluca Crisafi a dopo cena con Questa Sera. Vai con i saluti, Davide. Allora, salutiamo assolutamente. Devo salutare Gianluca Baragaglio, mio carissimo amico, un bacio enorme. E poi Fede De Bortoli, che si è collegata. Ciao Fede! Un bacione enorme a Federica, un bacione enorme anche a Monica Ward, la nostra Lisa, Monica, che si è collegata. Michela Pini, che si è collegata, un altro bacione. Un salutone a Luca Lorusso, che è un mio ex allievo del laboratorio di teatro e amante del doppiaggio e grande conoscitore di manga e quant'altro. Un bacione anche a Luca. E fammi vedere, aspetta, c'era Charlie pure, Carlo Scipioni. Grande! Bella Carlo! Ciao! E un grandissimo salutone. Poi chi c'era Fede, che se l'ho detto. Aspetta, vado, mi incastro io. Vai. Devo salutare per forza Andrea Di Maggio, il mio meraviglioso Otis di Sex Education. Andrino. E poi è successo in diretta, Ale. Giuseppe Celeste dice, che lo salutiamo ovviamente, grazie per la compagnia, grazie a te, voglio fare i complimenti a Gianluca per Jason Todd in Batman, non so chi sia. E Davide per Fernando Vera in Mr. Robot, dove tra l'altro avevo un personaggio in Mr. Robot, ma mi ha ammazzato Davide. Esatto. Hai capito? Io dico sempre che tra di voi ci sta questo amore odio che vi porta a fare delle cose tremende, o per rubate le parti o per ammazzate. Personaggio quello fantastico, Vera, Davide è bravissimo su quel personaggio. Vera e Mr. Robot, ma l'attore, ecco, devo dire, poi noi a volte siamo facilitati anche dalla bravura degli attori che doppiamo, ragazzi, che fanno delle cose. Un bacio anche a Licia Amendola. Anzi, non solo. Ciao, quando doppiamo le tinche, cioè quelli che non sai dove acchiappate, dove attaccarti, è un disastro. Un disastro, non gli può entrare negli occhi. Gianluca, l'ultimo brano di oggi è un brano che ti riguarda, spoileriamo un pochino, ma che ti riguarda personalmente. Io sono andato, mi ha detto dove reperirlo, sono andato a vederlo, tra l'altro un video fichissimo che avete fatto, veramente bello, una di quelle cose che in questi giorni di coronavirus viene voglia di fare tanto, cioè viene voglia di essere lontani, ma un po' come nei quadri come stiamo noi adesso, no? Un po' come nei quadri di Skype di stasera, però avete fatto una bella cosa, raccontacela. Sì, allora, in occasione appunto della quarantena e per sensibilizzare il messaggio di Io resto a casa con i Timeless, che a questo punto saluto per l'ennesima volta presentandoveli tutti, al basso Alessandro Vedovini, alle tastiere Gianni Romani, alle percussioni Ernesto Perna e la voce femminile Anna La Viola, alla chitarra Marco Trillo di Vizia, mio fratello, ma sono tutti, siamo una bellissima famiglia, io, Alessandro e Marco e Ernesto ci conosciamo da 26 anni, suoniamo insieme da 26 anni e siamo innanzitutto amici e ci mancavamo, volevamo fare questa cosa insieme e quindi soprattutto grazie ad Alessandro, perché io avevo mandato questa canzone, che non annuncerò ovviamente, che principalmente aveva come strumento portante la chitarra, e gli ho detto intanto tu falla, poi io ci canto sopra. E quando ho chiesto anche agli altri ragazzi se volevano Alessandro Vedovini è stato meraviglioso, perché in pratica lui ha detto mandatemi a me tutte le tracce audio, tutte le tracce video in playback, monto tutto io e faccio una cosa molto carina, quindi è stato straordinario, si è messo lì due giorni, un lavorone bellissimo, è che Anna La Viola, voce nuova dei Timeless, con cui adesso divido il palco, meravigliosa, ha un piccolo studio dentro casa come molti di voi, io non ce l'ho, l'ho fatto col telefonino dentro la doccia, box. No, sì, perché prima l'ho fatto nell'armadio, ma rimbombava troppo. Poi mi ha detto, Alessandro, prova altre cose. Avendo il muro del bagno molto basso, 2 metri, prendeva bene dentro il box doccia col telefonino e poi lui ci ha messo degli effetti per farlo sembrare un po' meglio. Ma quindi ce l'avevi in cuffia? Ce l'avevi in cuffia la base? Come lo facevi?
la base me l'aveva mandata Alessandro, okay, e la sentivo col telefonino di Serena, e io col mio registravo, e poi invece ho fatto il video in playback. I nostri vicini in questi giorni, secondo me, c'è piano per matti. Io, noi stiamo a urlare qua, c'ho i vicini che ogni tanto, c'ho il mio vicino che si mette con l'orecchio alla parete, gli dico sempre: ma guarda che se bussi entri, adesso non si può fare, ma se bussi entri ti metti sui divani, va bene uguale, capito? E poi ci ascolta, sì, un po' così, un po' massone, cioè, per vedere che cosa facciamo. Senti, io la lancio subito, ma vorrei che la presentassi tu, perché è una vostra creazione e tu sai come presentarla meglio di me. Questa canzone è del 2019, credo, ma la nostra versione ovviamente è del 2020. I Timeless con questa canzone volevano invitare tutte le persone che stanno vivendo questa situazione come noi a non dimenticare, a ricordare chi non potete vedere, chi non avete vicino, le persone che vi mancano, ma anche a ricordare un giorno tutto quello che stiamo vivendo per cercare di diventare delle persone migliori. I Timeless hanno interpretato Memories su Radio Cigliano. E questo è Gianluca Crisafi. Ok? La sentite? Si sente? Sì, sì. Oh, ok, perfetto. Bene. E questa è Anna Lamour. Beh, meraviglioso. Io devo abbassarla sempre perché poi per il copyright mi chiudono tutto quanto, però è veramente bello come l'hanno realizzata, eccezionale, siete bravissimi ragazzi. Questo grazie. È il nostro amico Luca che abbiamo sentito prima al telefono, che dice: ho qualcosa in comune con Davide Lepore. I capelli. Vedi, qualcosa uno deve sempre, vuole sempre un po' uniformarsi, no? È bello allora, così. Io volevo dire agli ascoltatori che stanno guardando che Gianluca Crisafi sta bevendo dell'acqua, ma in realtà c'è della grappa dentro. E infatti adesso è andato appena tolto, guarda, lo sentitelo, si è strozzato, cioè, in realtà è grappa 98 ottani dal fatto che io prima bevevo birra e lui faceva quello sano con l'acqua, perché c'è della grappa 98 gradi, mentre questo è il nostro amico Davide da Cepagatti in provincia di Pescara, e c'è anche il gatto a Cepagatti, giustamente. Oh, non può. Voi come siete, animalisti, vi piacciono gli animali? Davide, quanti gatti c'hai? Io ne ho due ed è la terza coppia di gatti che ho. Ho sempre amato i gatti, ma più che altro per la loro totale indipendenza, sì, fondamentale. Sì, sì. E la terza coppia di gatti, ho sempre preso fratello e sorella insieme, perché si fanno compagnia, perché giocano, perché mangiano quando hanno fame, non in qualsiasi momento, si fanno fare le coccole quando vogliono loro, e sono dispettosi anche, però adoro i gatti, amo anche i cani, ci mancherebbe altro, ne ho anche avuti, però diciamo che il mio animale è il gatto sicuramente. E invece per Gianluca qual è il tuo animale? Io ho sempre avuto cani, ho sempre avuto pappagalli, tartarughe, pesci. Però adesso non ne ho in casa, ma negli ultimi anni mi ha insegnato un'amica, adesso anche Serena, ad amare moltissimo i gatti. E quindi al momento abbiamo soltanto un gatto che non ha padrone, che è di questo palazzo, ma che viene almeno 4-5 volte al giorno sul davanzale della nostra finestra a mangiare. Noi gli facciamo trovare acqua e croccantini e ci tiene compagnia. Bravi. Però insomma la voglia probabilmente di prendere un gatto c'è già tanta, vedremo come andrà. Io disannuncio nel frattempo, dopo il disannuncio mi dovete dare un minuto perché devo fare le domande stupide, quelle che faccio sempre io, quelle marzullesche. Ah, e quindi devo marzullare un attimo, perché quindi va bene, poi aggiungerò io una cosa dopo. Bravo. A proposito di anche questa perché, canzone anche che perché visto. Gianluca finisce del botto, attenzione. I Timeless, Memories, in diretta su Radio Cigliano. Questo è il pezzo del coronavirus, se possiamo chiamarlo così, che i Timeless hanno voluto dedicare a chiunque lo voglia ascoltare. Ed è una loro dedica, l'hanno suonato in totale, in colonna separata, l'avete, se possiamo dire, no? Avete suonato e cantato in colonna separata. Adesso si fa tutto così, anche le canzoni, e quindi bello, veramente bello. E l'hai portato come testimonianza, come ultimo pezzo. Ma prima di lanciare il pezzo di Davide per chiudere il suo quintetto, io vi devo fare le domande stupide, quelle proprio che, tra l'altro, una è anche tendenziosa in questo momento. Davide, mare o montagna? Mare tutta la vita. E Gianluca, mare o montagna? Un filo più montagna. Un filo di più, poco di più, poco di più. Gianluca, primi o secondi da magnà? Primi tutta la vita. Davide, primi o secondi?
Secondi. Davide, il tuo secondo top. Cioè? Quello che dici, madonna, io faccio follie per mangiare un... Ah, il mio secondo top, nel senso di... Sì, no, il top che ti metti addosso sotto. Pollo con i peperoni. Pollo con i peperoni. Gianluca, il tuo primo top. Rigatoni al ragù. Buoni, col parmigiano, giusto? Assolutamente. Ma voi mettete il parmigiano sul pesce? No! Io sì, quindi per quello... No, l'unico parmigiano che metto è la crosta che faccio quando faccio le lasagne di tonno. Ah, quella là, buonissima, bravissima. E Gianluca ha mangiato. Se ti può... no, ma Davide è un cuoco pazzesco. E se ti può consolare, Alessio, quando io ero piccolo, se mi portavano la pasta col pesce, mangiavo tutto il pesce e poi mettevo il parmigiano sulla pasta. Lo capisco, però, sì. Però avevo 10 anni. Però lo levavi. Senti un po', Gianluca, quando stacchi, quando è il momento proprio che non c'è niente da fare, non c'è da suonare, non c'è doppiaggio, non c'è niente, qual è la cosa che ti rilassa fare? E due in assoluto, stare con mio figlio, che mi diverte, ma anche se non è rilassante poi alla fine lo è, certo. Stare con la mia compagna e vedere un bel film. Proprio... A proposito, l'altra sera ti ho visto in un film su un attore che non doppi spesso, oddio, Cambio Vita, una commedia molto molto carina. Jason Bateman. Sì, su Jason Bateman. Davide... Però molto, molto carino e molto bravo tu, come sempre. Grazie, diretto da Fiamma Izzo. Yes. Davide, tu invece quando stacchi completamente, proprio via la spina, che cos'è che ti rilassa? Chiaramente stare con mio figlio, anche se, come ha detto Gianluca, è poco rilassante, perché poi avendo un'età, il mio ne ha 10, quello di Gianluca 9 e 8, per cui ci sono 8, Valerio, per cui sono belli arzilli, belli svegli. È un giocare dalla mattina alla sera e cucinare, adoro cucinare, mi cucino spesso, come è successo anche in questi giorni, anche da solo, anche se sono solo, io comunque mi cucino qualcosa. Questa mi piace. Ma... allora aspetta, prendo la palla al balzo, vengono degli amici, non si può fare, purtroppo diciamo delle cose che sembrano ovvie e non si possono fare, ma vengono degli amici a pranzo e che cosa gli prepari? Ma dipende quello che vogliono, se vogliono un primo o un secondo. No, diciamo che loro non si formalizzano, quello che c'è. Tu che cosa gli prepari? Ma sicuramente una buona carbonara, una buona gricia, quella non manca mai, che è veloce da fare. Io devo cenare! Una buona gricia, quello non manca mai, una scaloppina, una cosa... Le cose Gianluca veloci. La conosce bene. Dobbiamo organizzare, e questo Gianluca mi è testimone, e qui l'estate, la sera partono delle bracciate. Sì. Senti un po'. Sì, io metto il pollo a marinare dalla mattina, cioè, capito? E invece, Gianluca, sogniamo domani mattina tu ti svegli e scopri che il governo dà il via libera per uscire. Si può, come se nulla fosse successo, andate liberi. Che cosa faresti come prima cosa? Me l'hanno già fatta questa domanda. In termini di tempo andrei a prendere il caffè al bar, ma non perché ami per forza quello, perché questo è un invito, aiutiamole poi le aziende che sono rimaste chiuse per 2 mesi. È vero. E andiamo dove possiamo, andiamo a consumare fuori, perché avranno bisogno di tutto il supporto possibile. Però la cosa che, avendo la possibilità di vedere comunque mio figlio ogni 4 giorni, io vado a portargli i compiti che mi arrivano e che gli stampo, gli vado a portare materiale che gli può servire, andiamo a giocare a distanza, perché poi metto mascherina e guanti, io non sfioro mio figlio. Da mesi, da 20 la cosa giorni. Mi sta facendo impazzire. Lo so. Quindi ho detto che la prima cosa che vorrei fare è andare a cena con Davide, Jazz, lo Shit Clan e Serena, perché è una nostra bella abitudine ed è una delle cose che mi manca di più. Davide, c'è Tana Libera Tutti, che cosa fai per prima cosa? Allora, io per fortuna lo gnomo riesco a vederlo una settimana sì e una no, e me lo tengo comunque una settimana qui con me, per cui e non mi metto, al contrario di Gianluca, mascherino guante, ma per il fatto che ce l'ho per tutta la settimana dentro casa, certo, sarebbe follia, chiaramente. Credo che la prima cosa che farei sarebbe andare a prendere Jazz, la mia compagna che non vedo da 22 giorni e mi manca. E ritorni a casa. E torno a casa. Perché poi si chiude, butti la chiave e se ne riparla chissà quando, praticamente. Poi sicuramente dopo qualche giorno insieme a lei
La primissima cosa sarebbe fare una cena con lo shit club. Vabbè, ma anche la prima sera, tanto devi mangiare, non è che... No, ma guarda, mica è detto, se va pure di giornale. Comunque abbiate, ho detto io, pensa se il via libera ce lo danno del lunedì, Alessio, noi tre passiamo da casa alla sala. Didetti, perché andiamo dall'altra parte. Ci stanno ripiazzando i turni, allora levamoli da qua, rimettiamoli la settimana dopo, stanno scalando i turni praticamente. A proposito quindi... dei turni, salutiamo Federico Stukovic. C'è Stukovic, ciao, l'ho Fede. Visto, ciao. Ciao, ciao Federico. Io Fede. Saluto al volo Cristian Petrozzi, mio Cristian, che conosce bene anche Davide, che si è collegato anche lui. Senti, io ho l'ultimo pezzo di Davide. Beh, tu però i pezzi da 90 li hai messi tutti stasera praticamente, perché non te ne manca uno. È il numero 3. Hai capito chi è, no? Sì, lo sì, so. Okay. Perché hai portato questo brano, questo autore? Perché, allora, parliamo di un autore che per me è stato uno dei più grandi musicisti e poeti che siano mai esistiti nella musica italiana, e veramente un grandissimo interprete, grandissimo musicista, e perché è una canzone che parla della mia città, e perché parla di Roma questa canzone, e mi manca un po' girare per Roma, mi manca un pochino, perché noi viviamo in una città meravigliosa, e vedere queste immagini della città deserta sono molto belle, molto suggestive, però mi manca girare per Roma. È vero, e dobbiamo riprendere presto, riprenderci la nostra città, la nostra libertà, quella che però non manca, perché non siamo agli arresti domiciliari, cioè siamo chiusi dentro casa volontariamente per cercare di fare meno casini. Sapete che cosa ha portato questo ragazzaccio per chiudere? Io me la faccio sentire, mi chiudessero la diretta, vediamo un po' se mi possono chiudere la diretta con un pezzo di questo tipo, altro che se me la possono chiudere. Questa è l'LP Dalla del 1980, io l'ho consumato questa LP, credo che non esista più. Il vinile c'ha dei solchi grossi così, sembra che c'è passato un aratro. E dall'LP Dalla del 1980 ci ascoltiamo La Sera dei Miracoli. È la sera dei miracoli. Vabbè, che voce. Attenzione. Che artista sparito che veramente ci manca in una maniera pazzesca. Senti, c'ho una serie di controselfi. Scusami. Alessio, hai letto lo stesso messaggio con l'attore di Alessio, vero? Sì, anche Alessio. Cercavo di non sbottare a ridere. Allora, no, sentite. Perché, no, retroscena, devi dillo. Sapere che io e Davide da circa 3 anni ormai abbondanti andiamo a cena 9 volte su 10 nello stesso posto, che è sotto casa sua. Hai capito? Là è Davide che attira, perché dice così, ve porto rapidi, torno rapido a casa. E praticamente abbiamo coinvolto ovviamente man mano tutti gli amici, anche lo shit clan adesso, Giasa, Serena, tutti quanti a venire a mangiare, noi lo chiamiamo ancora l'antica torre, anche se si chiama Industrialit, e adesso il nostro amico ci ha scritto questo, leggilo tu Davide. Ha scritto, aspetta, non pensavo che mi sarebbe mancata l'antica torre. Vero? Mancano delle cose che veramente sono inaspettate, e devo dire rimaniamo un po' così, ma nel frattempo dobbiamo lasciare il virus fuori dalla porta, lo dobbiamo lasciare a casa, come dice il Ministero della Salute, come dice la Protezione Civile, non lo dice Alessio Cigliano, non lo diciamo noi che facciamo il doppiaggio, che in questo momento è un mestiere non necessario e quindi possiamo evitare di andarci a contagiare, dobbiamo restare a casa, poche passeggiate, pochi cazzi, pochi chiacchiere, cercate veramente di restare a casa. Io qui ho il controselfie di Alessandro da Bologna, che ci manda il suo controselfie e il saluto. Poi c'è Bologna, Luca, che meraviglia. Luca dalla provincia di Savona, anche lui ci ascolta con le cuffie, ottimo ascolto, ha mandato il suo ciao, controselfie Luca. Al 328-7948-796. Francesco da Milano si è fatto crescere il baffetto e ci piace anche in questa maniera. Poi ci sta Ricky e Lumière da Verona. Ricky lavora all'Arena di Verona, ma non può lavorare ovviamente. Ovviamente perché l'arena è chiusa e quindi adesso si sta guardando tutte le cose con noi. Elisa da Sala Consilina, Elena da Sala Consilina, perdonatemi. Ciao, Elisa. Elena. E ci sta guardando e ce lo dimostra con un controselfie Brigate Rosse, come mi piace dirlo a me. Lui è Alberto, il nostro amico, è venuto anche in radio. Ciao Alberto, anche lui ci ascolta con le cuffie. Vediamo che questo è il cappuccino che ha fatto Fabio Carletti di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara, ha fatto questo cappuccino, è venuto anche a farli qua in radio ed è un peccato veramente, e dice ciao Davide, non vedo l'ora di riprendere il workshop di doppiaggio insieme a te, perché ha fatto sì a Pescara, ha fatto un workshop con me insieme a Pescara, e si scusa molto per non essere riuscito a fare quello per Gianluca, però comunque ti ha
ha croccato un disegno per sostituire, diciamo, per fare un po' da sostituto. Grazie. Io vi devo dare la sola di giornata che vi darò in chiusura della puntata, e non finiscono mai le sorprese qui a Radio Cigliano. Chi dei due la prende per primo? Tanto tocca a tutte e due, il primo ha un attimo di svantaggio, ovviamente. Non lo so, stavolta scegli te. No, ma avete fatto la trasmissione, siete stati no, bravissimi. No, però aspetta, prima dici questa cosa, io volevo tornare un secondo volantissimo alla scelta di uno dei brani di Gianluca, che è quello che ha fatto con i Timeless. 30 secondi, no, per dirti quello che siamo io e Gianluca a livello di empatia. Uno è Bino. Sì, allora, quella canzone è la canzone di apertura dello spettacolo di quest'anno del mio laboratorio di teatro, che io ho scelto per l'apertura del laboratorio. Poi non so, non credo riusciremo a farlo quest'anno lo spettacolo, probabilmente lo manderemo a ottobre, perché purtroppo situazione è quella. Però per dirti quanto alla fine le nostre capocce sono all'unisono. Fammi disannunciare l'ultimo brano. Lucio Dalla, La sera dei miracoli, un brano per chiudere alla grande, veramente in una maniera pazzesca, questa puntata di Dopo Cena Con, insieme a due grandi amici, ma soprattutto due pezzi da 90, due persone che fanno questo lavoro con il cuore, come piace a me. Non lo facciamo soltanto per i soldi, perché per carità, quelli servono, non è che li buttiamo via, però lo facciamo anche con il cuore, e due persone che lavorano con il cuore le avete qua davanti in questo momento. Faccio vedere ancora, perché li voglio terminare. Io te devo dire, Gianlu, questa foto gira tua, cioè non è che ce ne stanno tante altre. Io non so, guarda, che dirti, devi fare qualcosa, ti prego. Allora, metti un attimo il circoletto dove c'è sta il dopo cena con che ha fatto tua. Aspetta, qual è? Siccome è tutta la sera che tu punti su sta foto, ti do un consiglio in comunicazione. Allora, sposta da destra, allora, così dopo cena con diventi più grasso, perché eri più magro su ma quella. Lì non so io, è Jim Carrey, ve lo ricordate Jim Carrey in Truman Show? Hanno fatto un collage della faccia mia. Sì, ma con la tua faccia sembri molto più magro, quindi dovrei gonfiarlo. Rischia di essere pericoloso. Dovrei gonfiarlo sto maglione, c'hai ragione, dovrei gonfiarlo un po', perché non è reale. Tu, me l'hanno detto in molti e hanno assolutamente mettila ragione. Mettila, Davide! L'Oscar di Davide è meraviglioso, è fenomenale. Ce l'ho anch'io sul comodino, ma non voglio... Mentre invece, guarda, questo amico che non si è firmato, non so il nome, che cosa ha fatto per Davide, questo è come ti vede lui. Dove stai? Eccolo. Stava a cascare l'Oscar. Questo invece come vede a te, circondato da tutti quanti questi amici, che sono veramente tanti. Ai nostri amici, molti dei nostri amici. Ma voi come lo vedete? Come li vedete? Vedi che bella, una foto del secolo scorso. Questa guarda, ti dico anche, questa foto è del 2005. Vabbè, non è però del 1928 come quelle che metto io. L'altro giorno ho tirato fuori una foto. No, del 2005. Voglio l'occasione da questa cosa che mi è, perché c'è tanta gente che mi ha scritto a proposito di uno dei personaggi che erano lì nel disegno, che è Wacko Warner degli Animaniacs, e mi sono divertito tanto a farlo, sì, con Ilaria e Massimiliano. Quella era una serie prodotta da Spielberg, è strepitosa, veramente bella. È stato bello e divertente farla, e ne siamo sicuri. Allora, c'è il nostro amico Marco Profeta, che è venuto anche, viene di solito a seguire i dopo cena come pubblico, ma non si può manco venire come ospiti, figurate se puoi venire come pubblico, è impossibile praticamente, che ci saluta. E c'è anche Matteo da Napoli che vi manda i suoi saluti, ecco qua il suo controselfie. Ciao Matteo. Noi dobbiamo fare il selfie di giornata, mi devo mettere il telefono in mano, altrimenti me lo dimentico, dobbiamo fare la fotografia. Fatemi mettere ancora qualche piccolo qualche controselfie, perché ne mancano 6, così li esauriamo tutti quanti, perché mi dispiace non riuscirci. Devo ringraziare Gianluca per il suo lavoro con Kevin Levy nella serie Ben 10, ha fatto una parte della mia infanzia. Grazie. E Davide Lepore per Viral in Gurren Lagann. Gurren Lagann. Per la sua adolescenza, di questo nostro amico, se vi ricordate questi ruoli, mi piacerebbe sentire qualcosa al riguardo. Che vi ricordate di questi ruoli?
Ma Viral credo sia quello di cui parlava prima Gianluca di Gurren Lagann, Sì, che abbiamo fatto con era quello Giorgi. là, sì. Beh, era un cattivo, era bello, come dicevamo prima con Gianluca, fare i cattivi ti diverti, trovi delle cose strane, era molto particolare. L'unica cosa, ecco, che io ho sempre odiato di queste tipologie di serie è che si urlava come dei pazzi Tanto, dalla mattina alla tanto. sera, quello. Uscivamo sempre dalla sala sventrati, veramente. Ma io di Kevin Levin ho un bellissimo ricordo, è durata tantissimo, un personaggio nato di puntata che poi è diventato protagonista delle serie successive e che purtroppo però poi hanno tolto nella nuova versione, hanno fatto un restyling della serie e lui non c'è più. Però mi sono divertito molto a farlo. Allora, abbiamo finito i controselfie, ma ce n'è uno. Questo è il nostro amico Alex che ha mandato al 328-7948-796. Vi ricordo che per avere il selfie di giornata che produciamo appena finiamo questi controselfie, dovete mandarmi anche solo un ciao a questo numero. Poi vediamo chi manca. Manca, allora, lui ci sta seguendo da Zurigo in Svizzera, E e il nostro amico Sasha. Questo è per Gianluca. Ti vede insieme Sasha. ad Alexander Skarsgård, a John Michael Hill e a Michael Peña, di cui abbiamo parlato tanto, mentre per Davide Lepore ti vedo insieme a Gomamon. Proprio, c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Niente, Ma ma se porterò l'avessi presto tutta saputo, la tu se vita. l'avessi saputo, avresti detto: guarda, scusa, forse non posso venire a quel giorno, sostituiscimi. No, non è vero, perché poi. E insieme a Ricky Schroeder, quanto l'abbiamo ricordato, e anche a Chris Griffin. Io dovrei avere esaurito, vediamo se è vero, anche soprattutto se non vi faccio vedere i numeri di telefono dei nostri amici, i controselfie. Forse è meglio. Allora, io metto la telecamera alta, vi metto a tutto schermo dietro di me, guardatemi nella telecamera perché adesso sembra incredibile, ma si può fare anche questo con la tecnologia di oggi. Io mi metto accanto a voi, quindi sorridete e facciamo che questo. Ne faccio due, uno e questo, aspetta che riprendo il fuoco, e questo è il secondo. Potete avere questo controselfie di oggi mandando anche solo un ciao al 328-7948-796. Io vi chiedo di attendere un secondo perché disannuncio la puntata, dopodiché possiamo fare quello che ci pare perché siamo liberi di andare oltre quanto vogliamo. Avete ascoltato Dopo Cena Con, un programma di Alessio Cigliano che ha condotto in studio con la gradita partecipazione di Davide Lepore e Gianluca Crisafi. Le telefonate di Cristian incazzante sono scritte e interpretate da Angelo Venezia, alla grafica Lillo Carpino, ai video Gabriele Scarcelli, con la collaborazione pro bono di Voci.fm e Voxil Voce Gola e con l'amichevole collaborazione di Roba da Doppiatori e Voci Animate. Domani si torna in diretta alle 3, alle 15 con Se prima eravamo in due insieme ad Alessandro Bianconi e Tiziana Guida, forse una sorpresa se riesco a organizzarla verso le 4:30 di domani, quindi se volete continuate a seguirci. Domenica torniamo in diretta con la trasmissione che come Mission Impossible si autodistruggerà in 30 secondi appena torneremo a lavorare, perché è soltanto la trasmissione dell'emergenza coronavirus. E sarà presente in collegamento Skype il professor Marco Longo, uno psicologo che vi aiuterà a capire che cosa sta succedendo. Potrete fargli delle domande in diretta, ma sicuramente lo potrete chiamare anche all'ID Meeting Zoom 872-630-472, ripeto 872-630-472, che sarà attivo dalle 16:30 di domenica 5, e poi andremo avanti per tutta la settimana con le dirette casuali. Io prima di darvi la sola di giornata, chi vuole prendere la parola per primo, un augurio, quello che volete a tutti i nostri amici che sono in questo momento in ascolto. Davide, comincia te. E allora, beh, l'augurio è quello che tutto questo finisca il prima possibile, però io non sono credente, lo dico, anzi mi reputo un buddista non praticante, però Papa Francesco l'altro giorno ha detto una cosa molto vera, che l'uomo non si salva da solo. Soltanto noi veramente possiamo uscire fuori da questa situazione, ognuno nel suo piccolo facendo quello che ci chiedono di fare. Ne usciremo sicuramente e presto usciremo, torneremo a fare quello che era la nostra vita quotidiana. Però ancora oggi lo dico ancora una volta, come abbiamo detto anche in un video insieme che abbiamo fatto io e Gianluca, restate a casa.
Questo è la cosa più importante. È fondamentale, veramente non smetterò mai di far vedere se lo ritrovo, perché l'ho perso ovviamente, chissà dov'è. Eccolo qua, questo è Lascia il virus fuori dalla porta, perché se c'è uno che ti sta antipatico non lo fai entrare a casa tua, e questo virus non esatto. ci sta tanto simpatico. Gianluca, anche tu una piccola considerazione se vuoi. Sì, assolutamente. Io auguro a tutte le persone che ci stanno sentendo e più in generale a chiunque è a casa di trovare la forza di resistere, di non cadere nella tentazione di non fare quello che non va, di fare quello che non va fatto. E resistiamo, aiutiamoci l'un l'altro nella maniera, in tutte le maniere possibili. Noi da casa cerchiamo di riempire le vostre giornate o dei momenti con canzoni, video, letture. Ci sono moltissimi doppiatori che stanno leggendo tantissimo in diretta Facebook. Aiutate le persone che non possono e non ce la fanno, e quindi il mio augurio più grande è quello di resistere, ma presto ne usciremo e staremo, e sarà molto più bello di prima. E non dimenticate, per favore, ringraziamento da parte mia, Davide e Alessio saranno d'accordo con me, soprattutto a tutti i medici e a tutte le infermiere e gli infermieri che si stanno... Guarda, l'ho appena fatta vedere. Guarda questa infermiera che coccola l'Italia avvolta guarda, nella bandiera italiana. Guarda, e io aggiungo, sembrerà stupido, però io aggiungo anche tutte le persone che lavorano nei supermercati. Assolutamente. Ma perché i benzinai, dalla mattina alla sera, sempre a contatto con le persone, a contatto con la gente, e quindi rischiano tanto anche loro, sì. ma che sono là per darci da mangiare tutti i santi giorni, così come i farmacisti, le persone che sono in prima linea in questo momento, un grazie di cuore, veramente. Anche i benzinai che ci fanno girare con le macchine, perché noi dovremmo andare a fare la spesa. No, con... perché uno non deve girare con la macchina. Ma io sto a 6 km dal supermercato a casa mia, ma come faccio? E te la fai portare. Insomma, mica se può. Sentite, allora, io intanto vi ringrazio perché abbiamo fatto una bella puntata con mezzi di fortuna, ma neanche tanto, perché poi alla fine è venuta, se siamo a distanza io vi posso ciao, vi posso fare così, una specie di pat, dall'altra parte siamo speculari, da dove vedete dall'altra parte dovete fare praticamente, eccolo là. E grazie veramente, perché questa è stata un'altra bella puntata, una testimonianza. Io vi faccio rivedere qua l'enorme spazio che ho accanto a me, che sembra veramente tantissimo, e nel quale vi voglio proprio de visu, de corpus, se si può, no, de corpus è un'altra cosa. Grazie al finale, che sei un mito assoluto, guarda. Vabbè. Allora, non come doppiatore lo sanno tutti. No, come persona lo sappiamo in poche, siamo fortunati, e fai questa cosa meravigliosa. Tu che... canti, e quando canti che cosa fai? Dai tanto di te, perché è una cosa che ti fa passione, e questa è una cosa che appassiona me. Quindi ovviamente uno sulle proprie passioni... Da sempre, perché Ale, io non ricordo quando era... molto giovine, che ci allietava da come DJ nelle feste, mettendo dischi e altro. È sempre stata una sua passione, sempre comunque. Un po' entrenose, un po' così. Se possiamo dire. Chi prende la sola di giornata per primo? Dai, la prendo io, che prima la prendi tu. Tanto è spazio al vecchio. Tanto è uguale per tutte e due, e ve l'ho fatta un po' più difficile, perché il discorso dello stay safe eccetera eccetera l'avete già fatto. Gianluca Crisafi, grazie per essere stato con noi questa sera. Chiudi la puntata. Ah, è tosta questa, eh? È una sola bella grossa questa. E... no, lo farò in maniera semplice. Abbiamo già detto tutto quello che dovevamo dire, quindi non farò altro che ringraziare Alessio Cigliano per la meravigliosa conduzione di questa serata bellissima, diversa, che è volata via. Ringraziare Davide Lepore, mio fratello, con cui condivido praticamente tutto. Un invito ad andare a vedere, anch'io forse ho paura, il video che abbiamo fatto appunto con Davide, ma soprattutto ringraziare tutte le persone che sono state con noi per 3 ore e ci hanno fatto sentire amati, benvoluti e in compagnia straordinaria. Grazie a tutti indistintamente per i messaggi, i complimenti e l'affetto che ci avete riversato addosso questa sera. Bravo, 10. E adesso Davide Lepore, chiudi la puntata. E allora sì, prima di tutto ringrazio te, Ale, perché sono state 3 ore diverse, belle, divertenti, e sono sicuro che anche chi ci ha seguito si sia comunque divertito, perché non sempre mettiamo a nudo
quello che siamo, no? E questa sicuramente è stata un'occasione per farlo, e l'abbiamo fatto nella maniera più semplice e carina del mondo, e più naturale. Un abbraccione, e ringrazio sempre mio fratellone Gianluca, che mi manca tanto, che non lo vedo da un sacco di tempo, e gli mando un bacio abnorme, e ringraziare sempre di nuovo te e tutti quelli che ci hanno seguito, perché comunque il nostro mestiere è fatto anche di voi che ci seguite e ci date la gioia della soddisfazione del lavoro che facciamo, anche di incontri a distanza come sono avvenuti questa sera. Io faccio rivedere ancora una volta il flash mob che andrà in onda su tutte le web radio italiane, quelle che aderiscono ovviamente. Domenica 5 aprile alle 11, l'esercito del web ti irradia di bracci, collegati e ascolta la tua web radio preferita, saremo tutte unite sotto un'unica grande bandiera, un file di 15 minuti che trasmetteremo tutti lo stesso file, con un augurio che abbiamo inciso tutti noi uno per uno, ed è stato montato, vedrete, è venuta fuori una bella cosa, vi consiglio di venire. Io vi ringrazio Davide Lepore e Gianluca Crisafi come se non ci fosse un domani, anche perché non è semplice fare tutto questo da remoto, però ci siamo riusciti, e spero che sia venuta una bella puntata. Grazie Ale, veramente. Salutiamo tutti i nostri amici della radio, poi salutiamo quelli di Facebook, grazie a tutti quanti per l'ascolto e buonanotte a tutti, ciao. E adesso gli amici di Facebook, sapete perché? Perché vi metto a tutto schermo, ecco qua, così potete anche voi alzare le braccia come le alzo io e fare un bel ciao a tutti quanti. Resistete, perché siamo forti, e veramente in questa maniera rischiamo di farcela pure bene, siamo pure anche abbastanza bravi. Grazie ragazzi, buonanotte a tutti, ciao! Ciao Ale! Ciao Ale, grazie!